Quindi buonasera e bentrovati all'undicesima puntata stagionale di E Gol, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico abruzzese con l'ausilio di risultati, immagini, commenti sulla giornata calcistica appena conclusasi. Vado subito a presentarvi gli ospiti e poi parleremo della scaletta di questa puntata. Abbiamo ospiti in rappresentanza del Lauretum Calcio, formazione del campionato regionale d'eccellenza, e sono Giuseppe Tabiglio, qui di fianco a me, vicepresidente. Abbiamo poi Raffaele Di Zio, l'allenatore, e Mario Falcone, il co-segretario. Abbiamo anche il nostro Stefano De Cristofaro. E poi, quando sarà il momento di parlare di promozione, ci saranno anche Federico Bozzolan e Romano Mirto, rispettivamente presidente e allenatore della Folgore San Buceto. Tante notizie da darvi in questa puntata, numerosi filmati, tra gli altri quelli di Renato Curi a Tessa, di Casoli Cappelle, di PGS Vasto Scerni, Casalbordino Paglieta e Torino di Sangro Torre Bruna. Domani vedremo nel corso di calcio e dintorni invece Spallanciano Virtus Cupello e con ogni probabilità anche le immagini di Colonia Spiaggia Lanciano. Quindi non perdetevi calcio e dintorni domani alle ore 21. Per intanto noi diamo subito i risultati del campionato nazionale dilettanti Girone F, undicesima giornata. Vediamo lì con l'ausilio della grafica: Lucrezia Pineto 3-0, Guidonia San Benedettese 1-0, L'Aquila Luco dei Marsi 1-0, Mosciano Monterotondo 4-2, Ortona Nuova Iesi 0-0, Rieti Camerino 4-0, San Marino Nereto 1-1, Sant'Egidiese Riccione 0-1, Urbania Senigallia 0-0. E vediamo anche la classifica: L'Aquila al comando con 23 punti, Rieti 22, San Benedettese 21, Nuova Iesi 19, San Marino 17, Camerino, Senigallia, Lucrezia, Guidonia 15, Mosciano 14, Monterotondo, Riccione 13, Luco dei Marsi, Nereto, Urbania 11, Sant'Egidiese 10, chiudono Ortone e Pineto con 9 punti. Allora, prima della pausa pubblicitaria, rapido commento a questo campionato nazionale dilettanti, dove le abruzzesi nel bene e nel male recitano un ruolo di primo piano. Nel bene parliamo sicuramente dell'Aquila, la lieta sorpresa in positivo di questa domenica, che è balzata da sola al comando dopo la vittoria nel derby con il Luco dei Marsi ed approfittando anche del passo falso della San Benedettese sconfitta a Guidonia. Il Rieti è comunque seconda forza, avendo battuto per 4-0 il Camerino. In coda invece ci sono la maggior parte delle squadre abruzzesi. Infatti, a parte il Mosciano, che è stazionario a metà classifica, abbiamo Lucco, Sant'Egidiese, Nereto, Ortona e Pineto, soprattutto queste ultime due, che sono relegate nei bassi fondi. Ma l'Ortona probabilmente ha qualche speranza in più degli uomini di Assetta, avendo forse rivoluzionato, non si sa fino a che punto, rinforzato l'organico nelle ultime settimane, anche con il ritorno di Nardone alla presidenza. Stefano. Sì, l'avevamo detto anche la settimana scorsa, il discorso relativo alla società ortonese, ecco, c'è questo rimpasto ennesimo. Spesso si sono accavallate notizie di questo genere: andava via l'uno, poi tornava l'altro. Adesso sembra che si siano appianati i problemi di questo tipo, e la società effettivamente sembra intenzionata, lo ha dimostrato coi fatti, acquistando diversi giocatori di categoria. L'intelaiatura quindi di base è buona. È ovvio che, avendo cambiato parecchio, adesso sarà necessaria qualche settimana di tempo perché, insomma, i nuovi si integrino con i vecchi, ed è ovvio che in questo periodo quindi non è che si possa pretendere poi meraviglie, insomma, dalla squadra. È ovvio altrettanto che comunque nel frattempo le altre squadre, che tanti cambiamenti non hanno fatto, fanno punti, e quindi il rischio è che ci si perda un po' per strada. Però oggi questo 0-0 dovrebbe essere un mezzo passo falso, visto che si gioca tra le mura amiche, ma occorre anche tener conto della forza della Nuova Iesi, che è una, diciamo, delle squadre che, unitamente alla San Benedettese e al Rieti che tu citavi, che puntano dichiaratamente a vincere il campionato. Puntano, il che non significa che poi ci riescano, e la dimostrazione pratica è data dall'Aquila, che, pur essendo partita per un campionato dignitoso, a differenza delle altre abruzzesi che puntano essenzialmente a salvarsi, l'Aquila invece è la sorpresa di questo avvio di stagione. Credo sia imbattuta e soprattutto ha cominciato a vincere dopo diversi pareggi, e approfittando dei passi falsi, ecco, forse inattesi, della San Benedettese, che ha rallentato vistosamente con due sconfitte nelle ultime due partite, si è messa lì in testa. Non è detto che riesca poi, il difficile adesso è restarci in testa fino alla fine. Da abruzzesi non possiamo che farne un auguro di questo genere, farne un in bocca al lupo, però è ovvio che sarà difficile resistere alla concorrenza attuale.
Poi ci sono queste sconfitte, ecco, la Sant'Egidiese che ha perso in casa, credo che esordisse, avesse un nuovo tecnico, e quindi non è stato un esordio dei migliori per il nuovo allenatore della Sant'Egidiese. E c'è, ecco, l'unica unitamente all'Aquila, il Mosciano, che ha vinto anche con un rotondo risultato. Ma il Monterotondo è una squadra che segna parecchio e prende parecchi gol, quindi non è che voglia sminuire l'impresa dei ragazzi di Impullitti, però comunque è importante comunque fare parecchi gol, perché poi ovviamente se non si segna il meglio che si può fare è finire 0-0, e in questo senso deve migliorare il Pineto. Bene, adesso noi facciamo la prima pausa pubblicitaria, dopo parleremo del campionato regionale d'eccellenza, in buona parte parleremo dell'Aureto, ma anche del Lanciano e di Renato Curi ad essa. Tra poco. Entriamo in trasmissione, ricordo il nostro telefonico 0872 44 700 per telefonarci e porre delle domande, fare magari delle osservazioni. Adesso andiamo a vedere i risultati della 10ª giornata del campionato regionale d'eccellenza. Alba Adriatica Cappelle 0-0, Casoli Cappelle 0-0, Colonia Spiaggia Lanciano 1-0, Lauretum Celano 0-1, Montori 88 Altinese 1-1, Morrodoro Sulmona 0-1, Penna Miternum 4-0, Pianella Castelnuovo Vomano non disputata per il forte vento e Renato Curi a Tessa 2-3. Vediamo anche la classifica, Renato Curi al comando con 22 punti, Lanciano 21, a Tessa 19, Alba Adriatica e Guardia Grele 17, Pianella e Penne 15, Sulmona 14, Celano e Casoli 13 punti, Montori 88, Amiternum e Cappelle 12, Lauretum e Morrodoro 11, Colonia Spiaggia 8, Castelnuovo Vomano 7, chiude l'Altinese con 6 punti. Abbiamo visto appunto in questi risultati la sconfitta del Lanciano nella trasferta di Colonia Spiaggia. Si tratta della terza sconfitta di seguito. Pregherei la redazione di rimettersi in contatto con la sede del Lanciano, dove avevamo in collegamento Franco Di Battista, il direttore sportivo di questa squadra, per apprendere da lui ciò che è successo nella trasferta appunto di Colonia Spiaggia. Il gol per il Colonia di Antonio D'Andrea, ex giocatore l'anno scorso dell'Altinese. A questo punto, secondo te Stefano, la panchina del Lanciano potrebbe essere a rischio? Sentendo comunque personalmente il presidente Angelucci, pare che Armeni si goda ancora di una certa fiducia. Sì, l'ho sentito pure io sempre per il giornale, e ha detto le stesse cose che ha detto a me, giustamente le ha dette anche a te. In effetti, per una squadra che punta a vincere il campionato, è un campanello d'allarme perdere tre partite di seguito. Però è anche giusto, cioè per quello che è il nostro lavoro, e questo dicevo anche al Presidente, noi abbiamo il dovere, nel momento in cui c'è un periodo di crisi, diciamo, di risultati, abbiamo il dovere di fare queste domande. Non è che nessuno si auguri l'esclusione o l'esonero del mister. In ogni caso, ecco, come dicevi tu, il Presidente ha detto che non aveva visto la partita, si sarebbe fatto ragguagliare sulla stessa, però dice che, avendo parlato, ecco, questo è importante, infatti va dato atto al Presidente, lui dice che in settimana ha sentito tutti i giocatori per capire se, al di là del discorso tecnico, perché poi la partita si può anche perdere, se c'erano problemi di spogliatoio con l'allenatore, cosa che i giocatori hanno categoricamente smentito, e quindi lui giustamente dice adesso non è il caso di cambiare l'allenatore. Ecco, sentiamo com'è andata la partita. Dovremmo avere adesso in collegamento Franco Di Battista. Mi senti, Franco? Sì, sono io. Ecco, allora, buonasera innanzitutto. Buonasera. Ecco, volevamo sapere da te un po' l'andamento di questa partita, che, ripeto, con ogni probabilità rivedremo domani sera a calcio e dintorni, Colonia Spiaggia Lanciano. Questa sera, in assenza delle immagini, vogliamo sapere da te come è maturata questa sconfitta, la terza consecutiva per il Lanciano. Analizzandola, noi non abbiamo giocato quella gran partita, ecco, però tutto sommato credo che non si meritava neanche di perdere. Il risultato ci condanna, abbiamo perso perché abbiamo commesso una grossa ingenuità difensiva, e questo, insomma, una squadra come la nostra non si può permettere. Solo lì, perché altrimenti noi non abbiamo fatto niente per vincere, anche se un paio di occasioni l'abbiamo avuto, tipo la traversa di Leone, che la palla ha preso sulla linea e poi è uscita fuori, e il primo tempo un colpo di testa di Grognale è andata fuori. Insomma, per una squadra che deve vincere il campionato probabilmente anche poco, abbiamo avuto un grande predominio territoriale, però poi
secondo tempo abbiamo commesso questa ingenuità prendendo un contropiede, giocando fuori casa non possiamo prendere dei contropiedi così, lasciando 2-1 in difesa e siamo stati penalizzati a un calcio di rigore e questo non deve succedere. Quindi per la terza partita di seguito sconfitta determinata da un episodio? Cioè, è un momento molto molto difficile, dopo 7 vittorie consecutive dove tutte le cose andavano per il verso giusto, adesso ci sono state queste 3 sconfitte che non è che ci ridimensiona, perché ho detto anche oggi i programmi non cambiano, però sinceramente noi se si faceva bene queste 3 partite si metteva una grossa ipoteca e questo non l'abbiamo fatto. Anche qui, se vogliamo poi analizzare queste 3 partite, noi abbiamo perso con 2 rigori e 1 tiro in porta, però alla fine quello che conta è il risultato, quindi ecco, delle volte credo io che in certe occasioni bisogna anche sapersi accontentare, perché se andiamo a guardare e mettiamo in preventivo la partita persa a Pescara, con le altre 2 partite, 2 pareggi, noi a quest'ora non avendo fatto niente di eccezionale, ma eravamo primi in classifica. Ecco, quindi delle volte una squadra matura, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, se non può vincere però non deve neanche perdere. E questo un po' mi dispiace per queste 3 sconfitte, siamo tutti un po' addolorati, però insomma andiamo avanti, la classifica è lì. Il torneo si è fatto ancora più avvincente, prima si diceva che non c'era torneo, che a Natale finiva, io anche prima quando le cose andavano bene dicevo signori stiamo calmi perché non è che una squadra possa ammazzare il campionato, adesso ecco. Quelle parole che io avevo detto si stanno verificando. E la società cosa ha intenzione di fare per cercare almeno di raddrizzare la situazione, non dico l'esonero dell'allenatore? Ma La società credo che ha fatto tutto il possibile e sta facendo ancora tutto il possibile per portare questa squadra nella categoria superiore, l'abbiamo ancora rinforzata, abbiamo ritenuto opportuno mettere qualche elemento in più a sinistra perché abbiamo visto che contro la partita contro la Renato Curi, una volta che è uscito Morelli su quella fascia lì, noi non avevamo un sostituto adeguato ed è arrivato questo Gagliotti perché ritenevamo quella zona lì in 20 elementi non avevamo un sinistro naturale, poi ritenevamo anche opportuno mettere un altro 78 in mezzo al campo in modo che davamo ancora una possibilità al mister di poter avere ogni 78 in ogni reparto e questo è stato fatto, quindi la società credo che si è mossa e farà del tutto per cercare insomma di poter approdare in questa categoria. Per quanto riguarda altre cose non credo, io dico solamente di stare tranquilli anche se so che è un momento difficile, però ecco oggi ho visto anche un po' di abbattimento tra i tifosi, io li capisco perché più di elogiarli, li ho detto anche oggi a Rete Otti, io più di ringraziarli e di elogiarli perché veramente sono stati encomiabili, perché farsi una trasferta, venire a tifare la propria squadra dopo 2 sconfitte, veramente c'è da ringraziarli, addirittura qualche ragazzo è anche pianto, e io sinceramente queste cose mi dispiace, mi auguro che non si rompa del tutto questo feeling, questo entusiasmo, questo attaccamento che si era ricreato verso questa squadra qui, perché è un momento difficile, però credo che con l'aiuto di tutti noi questo momento lo possiamo superare. Bene, Franco, prima di chiudere il collegamento, se c'è qualche ospite o Stefano che vuole porre delle domande. Sì, sono qua. Sì, no, Franco, sono Stefano. Ciao Stefano, ciao. Dimmi. Volevo solo chiederti, visto che tra l'altro il tuo ruolo istituzionale è proprio quello per il quale... Dimmi, Stefano? Sì. Non senti? Adesso sì, dimmi. Mi senti? Ti dicevo, visto il tuo ruolo, ti faccio una domanda proprio che poi è di mercato. Considerando che domani alle 19 scadranno i termini per eventuali nuovi acquisti, avete già preso 2 elementi, come dicevi tu, validi e quindi avranno modo di dimostrarlo questo in campo. Stefano, se parli forte ti capisco, sì. Sto sentendo male. Sto già strillando, comunque ti ripeto la domanda. Praticamente volevo sapere se di qui alle 19 di domani, che è il termine ultimo per eventuali trasferimenti, potrebbe arrivare qualcun altro. Ma o potrebbe andare via qualcuno. Non so, se arriva qualcun altro è perché va via qualcun altro. Ecco, esatto. Non lo so, vediamo, entro stasera, domani, se qualcuno non vuole rimanere a Lanciano perché non è contento
Non lo possiamo far rimanere a dispetti dei santi. Ecco, siccome ecco, allora entro nello specifico. Adesso a questi ragazzi il massimo delle disponibilità, un po' credo in tutto, anche perché avevamo cercato di fare un ragionamento che ci consentisse di uscire fuori, quindi ragionando un po' con la mentalità da professionista, dare veramente una svolta, e credo che questi ragazzi che sono venuti a Lanciano sono stati accontentati in tutto e per tutto. Se poi dopo 2 mesi qualcuno non si trova bene, qualcuno non gli piace stare in questo gruppo, qualcuno non ama la maglia che indossa, lo dice liberamente, può andare via. Se va via qualcuno arriva qualche altro, problemi non ce ne sono. L'importante è che chi rimane vuole bene alla maglia che indossa. Bene, grazie a Franco Di Battista, ci rivediamo magari in un'altra bene, occasione. Poi. Purtroppo stava finendo, Franco, ho troncato il collegamento, me ne scuso. Comunque era Franco Di Battista, direttore sportivo del Lanciano. A proposito del Lanciano, stanno arrivando delle telefonate, si è ordonato, dice a questo punto è necessaria una riflessione. L'anno scorso per un incontro perso ad Atessa, parte dei tifosi sicuramente non sportivi hanno indotto la dirigenza, in collaborazione con i super suggeritori non lancianesi puro sangue, a denigrare l'allenatore e quindi a farlo desistere dal suo incarico. L'allenatore subentrante ha subito dichiarato di aver trovato i giocatori in condizioni fisiche disastrose, ma con la squadra al secondo posto in classifica. Lui ha operato talmente bene, tra virgolette, dice il signor Donato, da farci sprofondare. Sempre per questi non sportivi ci siamo ritrovati sempre con lo stesso allenatore, dopo che la società ha speso 5 volte in più rispetto all'anno scorso. Lascio la riflessione ai veri sportivi e ai veri dirigenti, mentre ai suggeritori lascio i risultati. Critica all'allenatore secondo te giuste in questo momento, visto che abbiamo appreso si tratta più che altro di episodi? Il discorso, Anto, è sempre quello, le critiche sono figlie dei risultati. Ecco, qui abbiamo un esempio, Raffaele all'inizio era partita male, la squadra poi si è rifatta anche a spese diciamo, del Lanciano stesso. Però purtroppo, al di là del valore degli allenatori, quando poi la squadra non va bene, diciamo che fa parte del gioco, ecco, questa è una frase fatta, però è la realtà. E si sa che spesso può essere, cioè tra le varie soluzioni possibili ci può essere anche l'allontanamento dell'allenatore. Però ecco, in questo senso, la società che ha fatto, come diceva Franco, come diceva il DS di Battista, ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità affinché si formasse un gruppo di giocatori validi che puntasse dichiaratamente a vincere il campionato. Poi il discorso di ammazzare il campionato è un discorso che fanno gli addetti ai lavori sulla scorta di quella che è la rosa e si evolve a seconda dell'evolversi della situazione e dei risultati. E il fatto di dire che ammazzare il campionato era legato a quelle 7 vittorie iniziali che ricordavano un po' l'inizio del lupo dell'anno scorso. Adesso c'è stato questo periodo di crisi, perché diciamo di crisi si deve parlare, perché al di là degli episodi questa era una squadra che prima di queste 3 gare aveva sempre segnato e non aveva mai preso gol. È ovvio che alla lunga era destinata a prendere gol e a segnarne qualcuno in meno, però si è passati diciamo da un eccesso all'altro, nel senso che non segna più da 3 settimane e per una squadra che aveva una media di 4 gol a partita è indubbiamente un sintomo di crisi. Ed è sfortunato in questo senso, perché quello poi è un dato di fatto oggettivo. Io non ho seguito le 2 gare esterne, però sono venuti 2 gol sul rigore. E nella gara con il Laureto, ma qui ci sono gli ospiti, diciamo che al predominio territoriale del Lanciano non ha fatto seguito poi una altrettante occasioni da rete create, al di là dei tiri in porta, che comunque poi nello specchio della porta ce ne sono finiti in bocca. Quindi vedo che evidentemente qualche nervosismo c'è. Le parole che diceva Di Battista, di qualcuno che non sta bene può anche andare via, denoto che forse ci sta qualcuno che chiede di essere ceduto. Io volevo chiedergli, perché in settimana sui vari giornali, non solo sul mio, si è parlato di Collevecchio, che era intenzionato per motivi di famiglia a tornare a Mosciano, perlomeno avvicinarsi a casa. Potrebbe essere uno degli elementi, che però c'è tempo fino a domani, ecco, in questo senso. Per cui avrei voluto chiedere se... però è ovvio che non è che... diciamo, facendo il nome di Collevecchio può sembrare che si voglia indicare nel giocatore un giocatore che crea problemi spogliatoi, che non credo che sia così. Quindi ci sta solo, ecco, da rimboccarsi le maniche, in questo senso è fondamentale, ecco, adesso è fondamentale il ruolo della società. In altri tempi, ricordiamo le crisi del Lanciano, i tempi della C2, quando non venivano i risultati c'era in più anche la società che era latitante. Adesso c'è una società forte che si è schierata, in questo senso io non ho nulla da dire al riguardo, anche se mi si fa passare per un nemico, diciamo, di Armenise, perché l'importante è comunque, ecco, credere nelle scelte che si andranno a fare in queste prossime ore e poi difenderle fino alla fine, perché sono sicuro che col gruppo che ha il Lanciano e con i rinforzi che ha preso ha tutte le possibilità di risalire, tanto più che i risultati di oggi sono favorevoli ai rossoneri, la sconfitta della Renato Curingasi, il pareggio dell'Alba Adriatica, quindi evidentemente si tratta di un periodo negativo. Se a questo periodo farà seguito una serie di vittorie come quelle iniziali, si potrà ritornare a parlare di fuga.
Ecco, mister De Zio, alla luce dell'incontro di 7 giorni fa, vittorioso per voi a spese del Lanciano, che cosa le è sembrato di capire da questa squadra? Quali sono le difficoltà dei rossoneri in questo momento della stagione? Premetto che secondo me, come ho detto domenica scorsa, il Lanciano è indubbiamente una squadra di categoria superiore. Questo è un momento che la palla non gli vuole proprio entrare dentro. Con noi hanno avuto 3-4 occasioni e poi l'hanno fallite. Però qui viene fuori la forza della società. Se la società è veramente forte, crede nella squadra che ha fatto e deve portare avanti queste sue idee, e alla fine i risultati verranno, perché la squadra è di categoria nettamente superiore, e gli elementi sono tutti validi. E può essere un periodo che la palla non va dentro, però alla fine i valori verranno fuori sicuramente. Ecco, magari torneremo a parlare del Lanciano sicuramente con le telefonate, però adesso volevo parlare per un attimo del Lauretum, non fosse altro per la vostra presenza in trasmissione. Oggi non è stata una giornata positiva, al contrario di domenica, dove avete conquistato 3 punti in trasferta, vi siete un po' giocati tutto quasi oggi, perdendo in casa con il Cerano. La rete, lo ricordiamo, sul rigore di Gonzales. Com'è stata questa gara, mister? Come domenica scorsa, che c'era andata bene, questa domenica invece ci è andato tutto storto. Abbiamo avuto 4-5 occasioni e loro non hanno creato nemmeno una palla gol, sono rimasti chiusi in difesa. Poi alla fine ci si è messo pure l'arbitro a regalare un calcio di rigore proprio inesistente. Alla fine abbiamo anche perso la partita. Però è per farti capire pure il calcio, questo è anche per il Lanciano. Delle domeniche puoi tirare in porta anche una volta sola e va a finire, vai fa gol, delle volte puoi tirare anche 20.000 volte e poi la palla non entra. Il calcio è questo, è fatto di episodi e bisogna accettare. E questo anche per sgomberare poi, che si dice, le polemiche oppure il discorso degli arbitri. La fortuna va e viene, diciamo che le annate no, si riconoscono quando la fortuna non arriva mai, e ci sono, capita delle volte, non faccio riferimento né alla Roleto né al Lanciano, parlo di un discorso in generale. Però poi è ovvio che ci sta compensazione in che senso? Si può perdere di rigore e poi la domenica successiva vincere di rigore. L'importante è che non si perseveri in questo senso, anche se poi molte volte quando si parla di fortuna è una cosa che esula dalla volontà dei singoli. Però in questo senso credo che, così come per il Laureto, il Lanciano abbia tutti i mezzi comunque per rimettersi in carreggiata già dalla settimana prossima. Anche se con la gara che c'è il Lanciano affronterà il Casoli, non è che mi auguri, se no mi chiamano da Casoli per dire che uno si augura le sconfitte di questa squadra. Ci sono state altre telefonate, un tifoso che era sulla falsariga del precedente Donato, quindi non la leggiamo perché bene o male dice le stesse cose. Poi un tifoso dell'Alba Adriatica, Renato, dice: augura a Lanciano di tenere l'allenatore, così il campionato lo vinciamo noi o la Tessa. Vabbè, poi ecco, io posso aggiungere un'ultima postilla e ripeto, non devo fare l'avvocato difensore di nessuno, però proprio perché la telefonata del primo telespettatore diceva l'anno scorso, ecco, allora memori dell'errore fatto l'anno scorso. Quest'anno, se c'è una società che si è schierata in difesa dell'allenatore perché i giocatori hanno confermato di avere un buon rapporto con lui, è giusto che lo difenda, e i tifosi ne prendono atto. Eventualmente, se questa società non riuscirà a fine stagione, avendo investito dei soldi, non riuscirà a vincere il campionato, sarà anche giusto contestarla. Ma al momento, se la società ha preso questa decisione, bisogna rispettarla. Poi sarà il campo giudice di queste scelte, e soprattutto la gente ha modo comunque di far sentire la propria protesta, al limite disertando lo stadio se i risultati non saranno conseguenti a quelle che sono state le scelte fatte. Però adesso, ecco, telefonare e dire, fare le battute di questo tipo, poi veramente c'è il rischio di ripetere la situazione dell'anno scorso, e chi dice che andando via Armeni se venga uno che sappia fare meglio? Ecco, questo è il discorso. Ripeto, poi per me, che sono stato sempre tacciato di essere un Bastian contrario, insomma, è tutto di... Ecco, tornerei a parlare con gli amici del Lauretum nelle settimane scorse, se volete parlarne, se no non alimentiamo altri amici. Ci sono state le polemiche con il Cappelle, ma d'altronde poi Falcone aveva chiamato in diretta, quindi il discorso si può anche... No, ma non è assolutamente una polemica, insomma. Il presidente Berardino è una persona che io stimo, un amante del calcio. Si sente? Sì, si sente. Per cui io personalmente lo apprezzo moltissimo, credo un po' tutti, insomma. Fa delle uscite un po' folcloristiche, però simpatico. È sicuramente una persona simpatica. L'unica cosa è parlare di peso politico di una società sportiva come la nostra, che insomma cerchiamo sempre, noi diamo il massimo valore alla sportività, noi andiamo in campo e cerchiamo di giocare la partita. Quando si parla di vincere una partita perché
c'è peso politico, ecco, questo ci dispiace, anche perché oggi il nostro peso politico, purtroppo con l'arbitro Luzzi di Teramo, nonostante questo peso politico che il presidente di Berardino ci dà, nonostante questo oggi abbiamo perso in una maniera disastrosa con una giornataccia dell'arbitro che poi si è autoassediato nello spogliatoio, non voleva uscire, dice che c'erano tifosi che lo venivano a picchiare, non è vero niente, assolutamente, c'erano più carabinieri che tifosi. Ecco, ci dispiace tantissimo della partita di oggi, per quanto riguarda il cappello faccio un grosso in bocca al lupo al presidente. Ecco, Giuseppe Tabiglio, il vicepresidente di questa squadra, mi sembra, mi diceva, è tornato in società dopo tanti anni di assenza, vero? Io diciamo che faccio parte della storia del Loreto insieme ad altri dirigenti che quest'anno mi hanno rivoluto da poco tempo nel riassetto societario. Sono rientrato con molta soddisfazione, con piacere, militare in mezzo agli sportivi vero di Loreto, appunto per tenere alto il nome di Loreto e per contribuire alla vita di questa società. Anche se quest'anno ancora non riusciamo ad avere una vera identità nell'assetto tecnico, direi, come assetto societario non discutiamo, ci auguriamo che di qui a poco il mister di Zio riesca a dare maggior incisività e quindi ottenere risultati che possano soddisfare la sportività gli sportivi di Loreto. Ecco, a proposito del Loreto, mi dicevamo della partita col Cappelle, ma mi sembra un po' anche le altre partite con le squadre del Pescarese siano sempre molto seguite e combattute, c'è una sorta di rivalità per primeggiare in questa provincia a livello calcistico. Beh, certamente, diciamo che al primo posto la ostilità sportiva è sempre con il Penne. Con il Cappelle diciamo che è più un fatto folcloristico, sì, più recente, quindi Cappelle non è che ci abbia, ancora non entra negli annali dello sport calcistico pescarese, diciamo, è da pochi anni che è venuto alla ribalta, grazie anche al mister che quest'anno è venuto a militare nelle file del Loreto. Tra l'altro proviene proprio dalla rivale. Sì, sì, dalla rivale, quindi gli è andata pure bene, gli è andata, anche se poi c'è stato quel folklore che citava Falcone a carico del presidente. Per quanto riguarda poi le altre squadre, chiaramente Loreto è una vecchia militanza e quindi è una delle squadre più antiche della scena sportiva calcistica del Pescarese ed è quella che più viene osteggiata, oserei dire, sul campo per cercare di togliergli le ambizioni che poi noi ambizioni di primato non le abbiamo, ma cerchiamo di gratificarci in questo girone che certamente è un girone di grosso privilegio. Falcone voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo fare gli auguri al nostro calciatore Mancini, felice perché oggi ha preso un brutto colpo, ha preso una craniata in testa clamorosa, è finito in ospedale, io ci ho parlato prima di venire in trasmissione, sta bene, insomma, a qualche capogiro, ma insomma, in linea di massima, gli faccio gli auguri però. Ecco, a proposito di Mancini, se possiamo magari inquadrare più da vicino la maglia, oggi abbiamo distribuito ben due maglie gialle, una a Perfetto che aveva vinto nelle scorse settimane, una ad un altro giocatore nel corso di Renato Curiatessa, poi sveleremo di chi si tratta. Questa maglia che questa settimana diventa rossa a sfondo giallo dell'Ape, la consegniamo a Falcone, la darà poi a Mancini che aveva vinto domenica scorsa, quindi a beneficio dell'avvocato Squadrone possiamo comunicargli che le maglie sono state tutte distribuite ai vincitori delle scorse settimane, mancava solo Mancini, la diamo così a Falcone che la consegnerà magari poi a Mancini. Ecco la maglia. Grazie a nome di Mancini. Quindi da questa settimana per un po' di tempo sarà rossa, non più maglia gialla ma maglia rossa. In onore del camera, noto tifoso giallo-rosso, i colori sociali sono quelli. E adesso io direi di vedere se sono pronte le immagini di Renato Curiatessa, l'incontro che abbiamo seguito questo pomeriggio sicuramente molto emozionante. Se la legge è pronta possiamo subito iniziare a vedere queste immagini. All'antistadio Flacco di Pescara è di scena il big match della decima giornata nel campionato regionale d'eccellenza. Si disputa infatti l'incontro tra la capolista Curi e la sorprendente Atessa guidata da Daniele Fanì, terza forza del campionato.
I padroni di casa, in completa tenuta bianca, iniziano a portarsi nella metà campo avversaria e al quarto Gasparroni tenta la botta dal limite sul quale Garibaldi fa buona guardia. All'undicesimo ci prova Grosso, ma il suo calcio piazzato dal limite si perde sul fondo. Dopo un lungo periodo di stasi, registriamo al ventesimo questa pericolosa incornata di Di Cencio che raccoglie un cross dalla destra e stampa la sfera sulla traversa. Al ventitreesimo è ancora Di Cencio, protagonista con questa conclusione al volo dal limite che termina di poco al lato. Al venticinquesimo l'arbitro annulla una rete di Flacco per una dubbia posizione di fuorigioco tra le animate proteste dei pescaresi. La partita si incattivisce e l'arbitro a fatica tenta di mantenere l'ordine. Al ventinovesimo Giannico fa da sponda alla corrente di Cencio, ma quest'ultimo cade a terra forse contrastato e non riesce a sfruttare la favorevole occasione. Al quarantacinquesimo Perfetto, sugli sviluppi di un calcio piazzato dal limite, lascia partire un gran tiro sul quale Garibaldi interviene e manda la sfera in corner. L'inizio di ripresa è a dir poco pirotecnico. Al sesto la Curi passa a condurre. Bello scambio Angelo Sante Gasparroni con quest'ultimo che di piatto infila l'incolpevole Garibaldi. Passano soli due minuti e arriva il raddoppio. Indecisione difensiva della retroguardia tessana e Donofrio di testa anticipa tutti e infila nuovamente la porta difesa da Garibaldi. Un minuto dopo Moretti atterra in area De Mollari e l'arbitro non ha esitazione ad indicare il dischetto. È Giannico che si incarica del tiro che non fallisce e la partita a questo punto si riapre. Al quattordicesimo lo stesso Giannico tenta l'azione personale in area, ma la sua conclusione è debole e facile preda di Casciano. Al ventesimo Grosso prova con uno dei suoi numeri preferiti, ma il suo calcio piazzato termina sul fondo. Le emozioni non finiscono. Al venticinquesimo Aureli, da poco entrato in campo, è autore di uno show personale e con tunnel e dribbling in piena area infila l'esterrefatto Casciano. La Tessa al trentaduesimo tenta il colpo del rocambolesco K.O., con Giannico che prova a beffare Casciano con un pallonetto che si perde di pochissimo al lato. Lo stesso Giannico al 38esimo riesce questa volta ad anticipare in contropiede Casciano in uscita e a punirlo senza pietà. La Tessa dunque passa inaspettatamente in vantaggio. Nei minuti finali la Curia, ancora scioccata dalla rimonta tessana, cerca in qualche modo di raddrizzare il risultato, ma lo fa in maniera sconclusionata e anzi la Tessa a sfiorare la quarta rete con questo magistrale calcio a rientrare di De Mollari che si perde di poco sul fondo. Sul finale il portiere pescarese Casciani, volendo emulare forse i suoi omologhi Francavillese e Ioannoni, si avventura in avanti, ma la sua incornata si perde a lato. È l'ultimo sussulto di una partita dai due volti, primo tempo soporifero, ripresa decisamente più scoppiettante, con risultato ribaltato sul finale dalla Tessa, che ha avuto l'indubbio merito di non lasciarsi prendere dallo sconforto dopo le due reti subite e grazie anche ai cambi operati da mister Fanì è arrivata la rimonta e con essa la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche della Renato Curi ancora capolista. Sconfitta quindi in dolore per la Curi vista la contemporanea sconfitta del Lanciano. Vedevamo insieme agli amici di Loreto i gol e si complimentava Tabilio per questo gol di Giannico e ricordava un po' quelli che faceva negli anni scorsi, tra l'altro ex giocatore dell'Auretum. Ovviamente ci ha fatto rivivere una di quelle bellissime azioni concluse da Giannico nel campionato scorso, che ha militato nelle nostre fila, e la sua potenzialità e la sua classe è innegabile. Certamente è un elemento da serie prettamente, decisamente superiore. È un ragazzo che è militare nel girone di eccellenza, potrei dire che è penalizzato. Bene, e tra l'altro ci sono state delle proteste anche di tifosi che hanno chiamato, ma anche al campo le abbiamo raccolte, di un gol, un presunto gol regolare negato alla Renato Curi. Poi, grazie anche alle immagini rallentate di Antonio Spadano, possiamo rivedere questo gol. Mi dicono che c'è ancora tempo, ma le faremo rivedere e giudicare dai nostri ospiti. Intanto ci sono state diverse chiamate, il tenore è sempre lo stesso, riguardanti il Lanciano. Vincenzo, in risposta ad Alberto, dice: io seguo il Lanciano, l'ho vista sul campo, il gioco visto con Armeni, secondo Florio, era da sognare. Uno sportivo, Gianni, per Di Battista: finalmente il Lanciano Calcio ha trovato una persona in gamba che sa parlare, un direttore sportivo grande sotto ogni aspetto. E per gli amici di Atessa dice: il Lanciano non sta facendo gol, per metterli da parte quando incontreremo la Tessa. Per tutti gli sportivi dice: tifate Lanciano perché ogni squadra può avere un momento di crisi, ma i frentani torneranno presto grandi grazie ai giocatori, ad Armenise
e a tutti gli altri. Un tifoso del Guardia Grele, il Lanciano non deve preoccuparsi perché riprenderà quota domenica prossima, in quanto la Renato Curi avrà difficoltà di vittoria. E forse la Renato Curi andrà a giocare con il Guardia Grele. Vincenzo Di Lanciano, l'anno scorso ho sentito un'intervista fatta da Armenise che dichiarava di non capire Di Florio quando non faceva giocare un calciatore come Montani. Adesso vogliamo sapere perché non lo fa giocare lui. Prima di vedere queste immagini relative al gol annullato alla Renato Curi, con Raffaele Di Zio, anche con gli altri amici del Lauretum, volevo commentare un po' l'andamento di questa decima giornata. Vado per la cronaca a darvi i marcatori di tutte le partite. Il gol del Colonia Spiaggia è stato realizzato da Antonio D'Andrea, quello del Celano proprio sul Lauretum di Gonzales su calcio di rigore, le reti di Montori 88 e Altinese rispettivamente di Di Furia e De Petra. Il Sulmona vince a Morrodoro con un gol di Colaneri. Il Penne batte per 4-0 l'Amiterno, ma abbiamo soltanto due gol di Ciccarelli su rigore, mancano purtroppo le altre due segnature. Pianella Castelnuovo, come detto, non disputata per il forte vento, e Renato Curi a Tessa, abbiamo visto i gol di Gasparrone e Donofrio per la Renato Curi, di Giannico, autore di una doppietta, un gol sul rigore, e Aureli per la Tessa. Sorprese particolari secondo lei? Credo soprattutto questa della Tessa a Pescara con la Curi, mister. Beh sì, quella è la più grande. Insieme a quella del Colonia, che io non l'aspettavo proprio, però nel calcio bisogna aspettarsi di tutto. Poi anche il Sulmona che vince a Morrodoro, anche questo potrebbe essere una sorpresa. Il Sulmona ha perso in casa, ha vinto fuori e di nuovo ha vinto un'altra volta fuori. Questo è un campionato molto equilibrato, dove ogni domenica si può vincere o perdere con chiunque, quindi parlare di sorprese è difficilissimo. Non lo so, ogni partita è aperta a qualsiasi risultato. Sono d'accordo gli altri amici di Loreto, signor Tabiglio? Ma io innanzitutto vorrei evidenziare, anche sulla scorta di domenica scorsa che noi abbiamo giocato con il Lanciano, l'alto potenziale del Lanciano. È una realtà innegabile e certamente il Lanciano, pur in queste tre partite, che io direi più per casualità, e la casualità purtroppo fa parte anche delle statistiche, direi di sfortuna, gliel'ha detta male, però sono sicuro, certo, che il Lanciano con questo assetto tecnico, certamente con la valentia di Armenise, avrà il successo finale. Ovviamente, come diceva il mister Di Zio, c'è un grosso equilibrio. Ci sono squadre che ancora sono in crisi di identità, e mi potrei riferire anche questa alla squadra del Lauretum, che pur avendo il suo modesto potenziale di fronte ovviamente al Lanciano e altre accreditate squadre, però ecco, diciamo, ancora i risultati non ci danno ragione. Però sul campo poi ognuno esprime i propri valori. Oggi siamo stati vittime noi della casualità di un rigore che alla fine ci ha penalizzato contro un Lanciano che noi prevedevamo, prevedevamo una società in disfacimento, però i giocatori certamente hanno fatto il loro dovere e alla fine vuoi l'arbitro, vuoi le circostanze negative hanno dato ragione. Ecco, volevo chiedere alla regia se è pronta la moviola, magari possiamo vedere le immagini rallentate di questo gol, credo sia, c'era chi affermava che il gol era di terra, chi di Flacco, a noi ci era sembrato di Flacco, e quindi insieme ai nostri ospiti volevo chiedere un parere se magari questa rete era da assegnare, come molti in verità hanno riferito anche al campo, o invece era, come giustamente, come fatto dall'arbitro, da annullare. Vediamo un po' se sono pronte, così le possiamo vedere. Vediamo un po' rallentate. La palla termina a Flacco dopo un tiro da fuori. Flacco. Flacco, infatti, l'autore del gol. Non ci sembra di ravvisare irregolarità. Chiedo anche ai nostri ospiti, signor Tabiglio, lo rivediamo ancora? Io lo darei valido perché il giocatore addirittura veniva da fuori quando l'azione già era ormai sotto porta, quindi non ravviserei il fuorigioco. Per me il gol potrebbe essere, anzi, senz'altro valido. Di Zio? È una situazione difficile da vedere, però mi sembra pure a me che il difensore venga da dietro. Non lo so se forse ha fischiato il fallo davanti, ma non lo so.
Non mi sembra fuori gioco comunque. Bisogna vedere se ha fischiato fuori gioco o qualche altra azione. Mi sembra che l'arbitro abbia fischiato il fuori gioco. Che c'è stata un po' di confusione in aria. Se è fuori gioco, secondo me, credo che non possa essere. Almeno, almeno che l'unica corso. Spiegazione lì, però, l'inquadratura diciamo non è generale. Non abbia fischiato nel momento in cui è partito il passaggio, il tiro, per il fuorigioco di qualcun altro che non era quello che ha segnato. Cioè, se nel momento in cui, prima che praticamente l'azione si concludesse in gol, siccome il tiro è abbastanza, diciamo, non è fortissimo, per cui ci mette qualche secondo per arrivare in porta, nel momento in cui parte il tiro bisogna giudicare la posizione dei giocatori, perché poi non si sa chi colpirà la palla, no? L'era una mischia. Può darsi pure che abbia, io ripeto, poi la partita non l'ho vista, può darsi che abbia fischiato nel momento in cui è partito il pallone. Ecco, quello potrebbe risolvere questo dubbio. Mi sembra di no. E allora il gol sarebbe da convalidare, viste le immagini, perché si vede che mentre alcuni sono statici lì nell'area piccola del portiere, il giocatore si vede che viene in corsa. Non credo che sia partito, tornato indietro e poi abbia ripreso la rincorsa. Bene, quindi crediamo di aver svelato un po' il mistero. Poi che fosse Flacco terra, comunque l'ha annullato. Sì, era Flacco comunque per la cronaca. Quindi direi che forse il gol era da assegnare alla Renato Curi, l'abbiamo mostrato perché tante sono state le proteste al campo e ci siamo voluti togliere. Quello era, sarebbe stato il gol dell'1-0, tra l'altro. Sì, sarebbe stato il gol dell'1-0 per la Curi. Quindi abbiamo risolto questo mistero e adesso andiamo a vedere le interviste del fine partita. Abbiamo anche ascoltato il nostro Masciarelli che ha decretato, ma ero d'accordo, sicuramente con lui, sul vincitore della nostra maglia gialla, l'ultima maglia gialla prima della rossa che abbiamo dato a Mancini del Laurentum. Masciarelli, Thierry, Fani, Di Mascio e Perfetto nell'ordine sono i nostri intervistati nel dopo partita. Vediamo. Siamo sugli spalti dell'antistadio Flacco di Pescara al termine di Renato Curi a Tessa con risultato finale thrilling a sorpresa. Te l'aspettavi la vittoria della Tessa, Mario? No, sul 2-0 assolutamente no, ma poi la mossa Aurelli è stata abbastanza efficace e con un grande gol di Aurelli, che per me è stato il migliore in campo, anche se ha giocato pochissimi minuti, ha fatto un gol eccezionale, gol che io già avevo visto tante volte fare da questo atleta. La vittoria della Tessa permette, se vogliamo, anche a Lanciano di rimanere in corsa per la testa, vista la sconfitta della Curi. Beh, la Tessa è una squadra che comincia ad essere una realtà, praticamente può puntare ai vertici, inserirsi per le prime piazze del campionato. E vedo che i ragazzi seguono a perfezione tutto quello che dice il mister, va tutto bene, quindi dobbiamo fare soltanto i complimenti a questa testa che ha ribaltato un risultato che era impensabile. Ecco, ricordiamo Mario Masciarelli, questa sera non sarà con noi in studio, comunque ne cogliamo l'occasione per chiedere a lui a chi assegnare la maglia gialla dell'Ape quest'oggi per la partita Renato Curiatis. Indubbiamente Aurelli ha sbloccato il risultato, ha dato i 3 punti d'oro alla Tessa, quindi praticamente la maglia se l'è meritata tranquillamente. Voglio fare gli elogi a grosso della Renato Curi, che è un giocatore veramente eccezionale, bravo, bravo su tutti i punti di vista. Siamo con Lucio Thierry, vicepresidente della Tessa Calcio, non se l'aspettava sicuramente questa rimonta della sua squadra nel secondo tempo dopo il 2-0 dei primi minuti. Beh, certo, a 2-0 non ci si sperava più. Al 2-0 abbiamo visto un grande calcio, un grande avversario basato, un gioco molto combattuto. Poi nel 2-1 le speranze sono risorte e abbiamo visto che Atessa ha dimostrato gli artigli per conquistare questo risultato. Abbiamo visto una grande partita, un grande avversario, la quale io penso che è una delle migliori partite che io ho visto finora nel campionato d'eccellenza. Con questo risultato penso che noi abbiamo rimesso in moto tutta la classifica di vertice di questo campionato. Un grosso merito alla nostra squadra e anche al Renato Curi, che ha dimostrato di esprimere un grande calcio. Ecco, la Tessa grazie a questa vittoria può fare anch'essa dei sogni di gloria, si è riportata nelle prime posizioni di classifica dopo un avvio di campionato disastroso. No, noi siamo partiti per fare un campionato di salvezza, adesso siamo tra i primi, però rimaniamo con i piedi per terra, ci vogliamo i nostri programmi di società
è quello di lavorare sulla scuola calcio, il settore giovanile, di portare avanti. Noi stiamo portando avanti un programma triennale basato sui nostri giovani locali. Questo è il nostro obiettivo che noi ci siamo prefissati di raggiungere. Per quanto riguarda il resto di promozione, non sono le nostre aspettative. Noi ci vogliamo salvare costruendo le basi per il futuro. Il nostro cameraman Antonio Spadano sta inquadrando la maglia gialla dell'Abe che consegniamo ad Aureli. Non è una novità, visto che oggi ha giocato anche con un'altra maglia gialla. Questa invece è quella che diamo al miglior giocatore della partita. Aureli, sappiamo, è molto restio per le interviste, comunque gli consegniamo la maglia. Grazie. E adesso invece parliamo con Daniele Fani, il tecnico della Tessa, che oggi con alcuni cambi, tra cui quello di Aureli, ha raddrizzato una partita che sembrava ormai persa, visto il doppio KO iniziale. Ma io non l'ho mai creduta persa, che la squadra stava giocando bene, certamente a quel punto era difficile, però il carattere dei ragazzi, la voglia di reagire, di volere a tutti i costi il risultato, di crederci fino al 90° ci ha premiato. La testa adesso si è portata in una posizione di tutto prestigio, dietro la Curi praticamente. Ma noi siamo contenti della posizione che occupiamo, è una posizione che credo meritiamo, perché abbiamo giocato sempre discretamente, abbiamo sempre giocato per i 3 punti in tutti i campi dove siamo andati. Certo, questo è un risultato per noi molto importante, soprattutto perché ci consentiva di misurarci con la prima della classe. Credo che l'esame sia stato superato e adesso la testa continuerà a lavorare cercando di migliorarsi. C'è Teo Di Mascio, naturalmente non può essere felice questa domenica, visto che la Curi ha perso la prima partita in casa con la testa dopo che era passata addirittura a condurre per 2-0. Merito forse di qualche leggerezza difensiva in un paio di circostanze almeno, o no? Ma come accade in questi casi è normale che c'è sempre una squadra che sbaglia e l'altra che approfitta degli errori. In questo caso approfittare degli errori è stata la Tessa, che è una squadra ricca di talenti e che oggi a mio avviso l'ha dimostrato ancora di più. Il rigore procuratosi da De Mollari, nel rigore procuratosi da De Mollari c'è stato probabilmente un fallo di Moretti, ma che in altre mille occasioni l'attaccante forse non sarebbe stato così bravo a sapersi creare l'occasione del rigore. Poi è stato l'episodio Aureli, perché mi sembra che alla fine è una gara che è vissuta anche su questi episodi, che è stato abilissimo a dribblare addirittura due nostri uomini, mettere dentro la palla, sicuramente una grossa prestazione. In quel momento sul 2-2 ci sono state due squadre che hanno cercato in tutti i modi di vincere la partita, anche sfoltendo il centrocampo, mettendo qualche attaccante in più. Loro erano favoriti da questo un po' di vento a favore che c'era, noi siamo stati ingenui a farci infilare su una palla profonda proprio dal vento a favore, e è stato lesto Giannico a mettere dentro. Una partita, a mio avviso, che nel primo tempo forse è stata più ricca e le squadre hanno finito sullo 0-0, e nel secondo tempo invece sono stati gol, bravi gli uomini della Tessa ad approfittarne, e purtroppo noi siamo stati ingenui e dovremo cercare di rivederle. Classifica comunque non compromessa, vista anche la contemporanea sconfitta del Lanciano. Ma francamente noi la forza nostra è quella a fine gara di guardare il risultato delle altre più per curiosità che per guardare la nostra posizione di classifica. Vogliamo vedere anche le altre che sono anche a metà classifica e che in questo momento stanno lottando in un campionato che oggi ha dimostrato più che mai di essere un campionato equilibratissimo, in cui ogni domenica c'è veramente a lottare. È la seconda maglia della domenica che consegniamo, ma è riferita alla precedente gara dove la Curia aveva battuto il Lanciano. La consegniamo a Simone Perfetto, vincitore in quella occasione. Naturalmente avresti preferito ricevere la maglia in un'occasione migliore, magari con una vittoria. Oggi è giunta una sconfitta, volevo chiederti se è meritata o meno. Meritata sì, forse, non so, però la Tessa sapevamo che era una bella squadra, anche se a noi ci hanno annullato un gol al primo tempo, non lo so come, però sapevamo che la Tessa era una buona squadra, quindi sconfitta e meritata, penso. Ecco, mentre andavano in onda queste interviste sono arrivate altre chiamate, un paio riferite proprio alle immagini del gol annullato alla Curi che abbiamo fatto rivedere. Un tifoso della Tessa ci dice che sul replay bisogna guardare l'ombra di Flacco sul terreno, perché da lì si evince che era in linea. Panei invece della Renato Curi dice: l'azione del gol annullato, l'arbitro aveva convalidato, il guardaline l'ha annullato per fuorigioco. E poi
Una tifosa di Atessa fa i complimenti all'allenatore Fani perché oggi ci ha fatto vivere, dice, una giornata davvero splendida, e complimenti anche alla Curri, ottima squadra ed avversario esemplare. E poi l'argomento Cappelle, che abbiamo sollevato un po' in precedenza, Antonio parla un po' ancora di quei 3 gol annullati in 20 minuti nel derby con il Lauretum, e poi Di Berardino, il presidente, dice: il fatto di essere un tipo folcloristico è una questione che viene dal cuore, essendo primo tifoso. Il Castel di Sangro anche non esisteva, ma adesso in B, quindi faceva riferimento al fatto che il Lauretum è una squadra di più nobili tradizioni, al contrario del Cappelle. In un momento di rabbia, dice Di Berardino ancora, ho fatto riferimento alla politica, ma non si può ribadirlo ogni settimana, mi sembra eccessivo. Vogliamo chiudere, Falcone, vogliamo chiudere una volta per tutta, così magari nel ritorno farete pace. Ma non c'è da fare pace, perché non è che abbiamo motivo di... Cioè, la polemica l'ha aperta il presidente domenica e io l'avevo chiusa con l'intervento telefonico, Miscellano. Non è che noi dobbiamo fare la guerra contro il Cappelle o contro le altre squadre pescaresi. Siamo cugini, diciamo così, dal punto di vista calcistico. Per cui, insomma, per me non ci sono problemi, neanche per la mia società, insomma, mancherebbe altro. Ecco, c'era una tifosa del Penne che precisava che i gol del Penne sono stati segnati tutti e 4 da Ciccarelli, non solo quindi 2 su rigore, tutti e 4 i gol da Ciccarelli. Quindi se fosse vera questa notizia... Il nuovo capocannoniere del giro. Sì, credo sia. Perché Aureli si è fermato da tempo. Sì, sì. E tra l'altro Aureli della Tessa è fratello dell'Aureli del Lanciano, quindi giornata positiva. No, la cosa da rimarcare è che Danilo Aureli, tutti e due resti alle interviste, al di là del bel gol fatto, ma Danilo Aureli era reduce da un lungo infortunio, perché si infortunò proprio al Lanciano in una gara, credo che persero con la Sant'Egidiese, quando giocava, no, la gara che perse con la Sant'Egidiese, se non sbaglio, quando giocava proprio contro il fratello. In quell'occasione credo abbia segnò il fratello. No, perché con la Sant'Egidiese giocavano ad ottobre. Comunque insomma è quasi un anno che era assente. Quasi un anno, dell'infortunio di Sulmona, forse. Era quasi un anno. Invece male comunque in occasione della gara che si disputava a Lanciano, in Camponello, perché mi ricordo che lo portarono in ospedale a Lanciano. E quindi si è ripreso bene, insomma, ha fatto sto gol. Saranno contenti della testa. Adesso sarà il problema sarà di Fani, diciamo, di Daniele, conciliare. C'ha parecchi giocatori la testa. Questa dimostrazione, come diceva Raffaele, che questo è un campionato che al di là del Lanciano, della squadra che ha fatto il Lanciano, e ben quindi faceva Di Battista a sottolinearlo, anche le squadre che adesso si trovano al terzo, quarto, ma anche scendendo al settimo, ottavo posto, sono squadre che oltretutto si sono anche rinforzate in questa ultima settimana, e quindi c'è grosso equilibrio. Diciamo che il lancianese egoisticamente preferirebbe ammazzare il campionato, come si diceva all'inizio, però alla fin fine, per chi deve commentare, avere un campionato con parecchie favorite al salto di categoria finale dà più interesse anche allo stesso. Giovanni da Guardia Grele, per continuare con le telefonate, a fargli auguri a tutta la squadra del Guardia Grele e soprattutto a Leonardo Di Florio, al tecnico, che dice ci mantiene grandi. Poi Sergio, un tifoso del Lanciano, si lamenta dell'arbitraggio e poi fa delle previsioni funeree riguardo al Lauretum e al Colonia Spiaggia. Poi faccio leggere ai nostri ospiti che cosa augura a queste squadre. Intanto noi facciamo la seconda pausa pubblicitaria e poi andremo a vedere le immagini di Casoli Cappelle con relative interviste curate dal nostro collaboratore Filippo Costantino. Tra poco. Siamo rientrati in diretta dopo una breve pausa pubblicitaria. Adesso direi di vedere subito le immagini relative a Casoli Cappelle, proprio il Cappelle di cui abbiamo parlato prima, rivale sportiva, ci auguriamo soltanto sportiva, dei nostri amici del Laureto. Ma la scheda è firmata da Filippo Costantino, le riprese di Tolino Caraffa. Vediamo. Un attimo di pazienza, mi dicono dalla regia. Due squadre in campo, un solo obiettivo stagionale, la salvezza. Una salvezza già sbandierata più e più volte nelle domeniche passate, ma che finora non sembra preoccupare molto, almeno secondo la classifica. Casoli e Cappelle, infatti, si stanno comportando egregiamente e speriamo che le prime intenzioni di campionato vengano confermate in questa 10ª giornata. Da segnalare nelle fila casolane un gradito ritorno, quello dell'amatissimo Perrucci, centrocampista che 2 anni fa lasciò un buon ricordo qui a Casoli. 15esimo, prime offensive da parte della formazione casolana. Punizione di Cagliò, colpo di testa di Galasso, ma Francavillese sventa la minaccia anticipando Del Peschio, uno dei due fratelli in campo quest'oggi per il Casoli.
Ventesimo, risponde il Cappelle con Baldini, colpo di testa forte ma centrale e facile preda dell'estremo difensore Casolano. Ventiseiesimo, punizione dal limite per gli ospiti, batte Capitan di Zio, grandissima la parata di Del Peschio che vola sulla sua sinistra e mette in angolo. Pungenti e coriacei i ragazzi di Bevilacqua che almeno per ora tengono bene il campo, il Casoli non riesce a premere. Trentatreesimo, clamorosa palla gol per il Casoli, Franchetti scambia con Cagliò, il cross di quest'ultimo viene raccolto da Tonti che serve Perrucci liberissimo in area, buco clamoroso del numero 7, palla catturata da Francavillese. Dopo un primo tempo di studio, con le riprese di Antonio Carafa passiamo alla seconda frazione di gioco. 53esimo, punizione di Cagliò, si allunga sulla destra Francavillese che blocca il pallone. 59esimo, Casoli che spinge ma sciupa ancora, angolo di Della Pelle, sfera che attraversa pericolosamente l'area della Cappelle ma Tonti non riesce a deviare in rete, nulla di fatto. 69esimo, Cappelle ancora pericoloso, di rimessa, scambiano Nicolini e Antonucci, servizio di quest'ultimo per la corrente di Zio, sinistro di prima intenzione, risponde Del Peschio in tuffo. 72esimo, sgroppata di Magnante sulla sinistra, tiro in corsa verso il 7, ma ci arriva Francavillese, veramente apprezzabile il gesto atletico dell'estremo ospite. Le ostilità tra Casoli e Cappelle si chiudono senza altre emozioni, un risultato a rete bianche che ha visto i gialloblu tentare più volte la via della rete, soprattutto nel secondo tempo, ma questo non è bastato per scardinare il meccanismo di gioco messo a punto da Bevilacqua, che ha schierato una formazione quadrata e pronta a sfruttare le azioni di rimessa. Da Casoli, per Telemax, Filippo Costantino. Guardando queste immagini c'è una sorta di amarcord per il Laureto, ma dopo aver visto quelle della Tessa c'era l'ex Gianico, guardando queste del Casoli il nostro Tabilio si è malinconito vedendo un giocatore d'impianto, Perrucci. Sì, certamente è stata anche una, diciamolo, perdita sportiva che ha inciso molto sulla gratifica della nostra squadra. Certamente era un elemento che avremmo voluto riavere anche quest'anno e che abbiamo tentato di riaverlo, ma ha scelto ovviamente Casoli o per convenienza oppure per altri passati sportivi dove lui già aveva militato a Casoli. Comunque speriamo che... E poi li avete sostituiti comunque Mancini e Castellano, sia in attacco che in quella zona, più o meno sono caratteristiche... Sono caratteristiche quasi similari, altrettanto bravi, certamente Perrucci copriva la fascia che per noi forse poi è anche un'età meno marcata di quella di Mancini, è un elemento che tecnicamente è ancora molto valido senza voler fare differenziazioni. Ecco, e adesso prima di vedere le interviste un paio di telefonate, un tifoso del Cappelle, questa volta non si rivolge a voi, e fare gli auguri a Luca Romano per il ritorno in panchina sperando che domenica contro il Pianella faccia gol. Contro il Pianella, un'altra squadra del Pescarese, un'altra rivale storica. Poi Fabio Cancelliere, lo sapete chi è, ex giocatore del Lanciano, attualmente a Rocca Spinalveti, dice: so che di solito quando le cose vanno male si cambia l'allenatore, qui si parla ancora del Lanciano. Un umile consiglio al presidente: Armenise vale la piazza di Lanciano, è molto competente a livello tecnico, casomai un richiamo ai giocatori. Adesso andiamo a vedere le interviste di Casoli, Cappelle, curate ancora una volta dalla coppia Carafa-Costantino. Vediamo. Fabrizio Bevilacqua, allenatore del Cappelle. Lei che è un noto urlatore, oggi non si è sbilanciato più di tanto in panchina, si vede che non aveva molto da rimproverare ai suoi ragazzi. No, questa che io urlo è solo una nomea che mi porto dietro, perché purtroppo è il tono della voce alta e quindi urlo non più non meno degli altri allenatori, ma purtroppo forse la mia voce si sente di più, ma non è un problema questo. Comunque è uno 0-0 che vi soddisfa, una squadra quadrata che è venuta qui a Casoli e si è stretta nei suoi 20 metri soltanto negli ultimi minuti. È uno 0-0 che ci soddisfa in relazione al fatto che avevamo diverse assenze molto importanti e quindi abbiamo dovuto impostare la partita in maniera diversa da come siamo abituati. Non abbiamo potuto giocare con le nostre solite trame, in quanto mancavano Iervese e Santarelli, che per noi sono due centrocampisti molto importanti per il volume di gioco che dovremmo e riusciremmo a fare quando ci sono. Quindi abbiamo potuto impostare la partita in una maniera diversa, abbiamo cercato di difenderci, di farlo non in maniera esagerata, cercando di portare i contropiedi quando ce n'era bisogno,
chiaramente abbiamo incontrato una squadra molto forte, siamo stati abbastanza ordinati, insomma sono contento per quello che poteva essere, non è stato, lo lascio perdere, per quello che si è visto in campo, penso che il risultato rispecchi l'andamento della partita e soprattutto non potevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Mister Giandonato, risultato a reti bianche 0-0, nonostante nel secondo tempo la sua squadra abbia spinto molto di più di quanto si è visto nel primo tempo. Sì, abbiamo fatto i primi 10 minuti bene, alla grande, poi siamo un po' fermati, nella ripresa abbiamo cercato in tutti i modi di vincere, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato, un po' per la precipitazione nostra, un po' per la bravura del portiere Franca Villese. Comunque la squadra, non devo rimproverare niente, io dico sempre ai ragazzi di scendere in campo per vincere e se non si riesce a vincere di cercare di dare tutto. L'importante è uscire dal campo senza rammaricarsi di niente. Questa è una di quelle giornate in cui la squadra ha dato tutto ma non è arrivata in gol. L'unico problema forse di questo campionato è una classifica un po' corta che costringe tutte le squadre a stare attenti, a lottare a denti stretti ogni domenica. Sì, ma infatti sono questi gli insidi di questo campionato, un campionato molto duro. Pare che anche oggi siano risultati a sorpresa sia in vetta che in coda della classifica, ci sarà da lottare tutte le domeniche sicuramente. Marco Perrucci, centrocampista del Casoli, nuovo acquisto, un Casoli che ha perso Silvetti, Race, ma ha riacquistato un ex che 2 anni fa aveva fatto molto bene, abbiamo visto le rose in campo che è gettato tra il pubblico, quindi i presupposti per fare bene quest'anno ci sono tutti. Ma sicuramente, spero di sì, anche perché ho visto quest'oggi la squadra, un'ottima squadra che ha messo in campo la nostra, che sicuramente meritava qualcosa di più del 0-0 finale. Ma niente, sono tornato qui perché 2 anni fa e 3 anni fa mi sono trovato molto bene, questa società e questo paese mi ha dato molto e quindi anche un segno di riconoscimento per questo, per la società, diciamo. Obiettivi personali quest'anno? Ma niente, io spero di contribuire alla causa, diciamo, quindi di essere utile al Casoli per continuare a fare un buon campionato senza porci obiettivi ben precisi, sperando di ottenere una salvezza più che tranquilla. Bocca al lupo. E erano le interviste ai due tecnici al già citato Perrucci, ex calciatore anche del Lauretum, tra l'altro. Prima della pausa pubblicitaria, quindi ci saranno prima ancora i saluti finali dei nostri ospiti, a cui subentreranno i due amici della Folgore San Buceto. Due telefonate rapidamente, telegraficamente. Franco Di Atessa voleva fare complimenti a Cetteo Di Mascio e a Simone Perfetto della Curi perché sono stati veramente di una sportività unica. E poi un tifoso del Lanciano invita la società a prendere dei provvedimenti perché perdere 3 partite di seguito non è sfortuna o casualità, ma c'è sicuramente qualche problema da risolvere. Adesso chiudiamo con i nostri amici del Lauretum, iniziando da Giuseppe Tabiglio, vicepresidente del Lauretum. Ma io vorrei salutare il pubblico e soprattutto vorrei puntualizzare, chiarire, perché non sia un malinteso per quanto riguarda il presidente del Cappella, si parlava più che di folklore, di animosità sportiva, chiaramente. Quando una squadra perde, soprattutto il presidente, ha da recriminare certamente sull'arbitro, sui gol presunti annullati, però alla fine prevale sempre il senso del rispetto, dell'amicizia. Io non posso che prendere atto del buon campionato che sta facendo e augurare al Cappelle che possa proseguire su questa scia, insomma. Ecco. Penso che di aver chiarito, di non aver voluto minimamente intaccare quella che è la sua onorabilità e a livello sportivo, a livello personale. Bene, grazie Giuseppe Tabiglio, vicepresidente del Lauretum. Passiamo a Raffaele Di Zio, l'allenatore. Insomma, devo dire, da rispetto agli anni precedenti, dove era anche lui molto restio alle interviste, adesso vedo che si sta un po' sì, bello, abituando. L'anno scorso, sì. No, niente, sono venuto perché gli altri anni non ero mai venuto, però per vari motivi, adesso ero libero, l'ho saputo prima e sono intervenuto alla trasmissione. Io volevo dire ai miei giocatori che dobbiamo tirarci su ai miei dirigenti che mi stanno aiutando e mi stanno seguendo che dobbiamo avere un po' di pazienza per tirarci fuori da questa classifica un po' brutta che stiamo per il momento attraversando. Poi tutti quanti insieme ci tireremo fuori e speriamo di toglierci delle buone soddisfazioni. E concludiamo con il co-segretario Mario Falcone. Concludiamo, ma non la trasmissione, perché dobbiamo parlare ancora di tante cose.
Beh, io colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici di Loreto che all'ultima assemblea dei soci hanno dato la loro adesione per far parte della nostra società sportiva, per cercare di allargare l'organico dei dirigenti, per migliorarci, per dare prospettive migliori di quelle migliori in assoluto, cercare di andare avanti per darci un obiettivo che vada al di là di quello che può essere la salvezza. Quindi ringrazio tutti. Bene, adesso noi facciamo un'altra breve pausa, poi ricordo che ci sarà il quiz di GeoSport, dove metteremo in palio, magari possiamo anche inquadrarla, la borsa di GeoSport. Quindi iniziate a prenotarvi sin d'ora per rispondere a questa domanda, che sarà come sempre facilissima, almeno speriamo, e permetterà ad un fortunato vincitore di vincere questa bella borsa sportiva della GeoSport. Quindi tra poco, dopo la pausa pubblicitaria. Bene, siamo rientrati in diretta e adesso, prima di rispondere al telespettatore che si è prenotato per il quiz, volevo presentarvi i nostri ospiti che avevamo già annunciato ad onor del vero poco fa. Si tratta di Federico Bozzolan, presidente della Folgore San Buceto, e di Romano Mirto, l'allenatore della stessa società, che sono subentrati ai nostri amici di Loreto. Allora, nella linea 2 mi dicono che c'è il primo telespettatore che si è prenotato. Voglio ricordare sin d'ora, visto che la settimana scorsa aveva vinto, se non sbaglio, un parente, forse qualcuno che è parente stretto del vincitore dell'altra settimana, non possono più chiamare, devono dare spazio anche agli altri, altrimenti verrà annullato il premio. Vediamo subito chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, chi parla? Francesco di Atessa. Francesco di Atessa? Amica, hai visto anche tu la partita oggi con la Curi? Altrimenti volevo chiedere un parere sul gol annullata alla Curi. Fa niente, e siamo proprio a parlare, guarda caso, volevo chiedere chi aveva segnato i gol della Tessa oggi con la Renato Curi. Vediamo un po' se hai seguito la trasmissione, non dovrebbe essere bene, visto, le domande erano facili, ma non è niente di preparato. Io infatti avevo intenzione proprio di fare questa domanda sulla Tessa, e quindi allora tu hai vinto questa borsa di GeoSport che dovrai ritirare presso la sede della GeoSport in via Bari, se non sbaglio, credo di sì, a Pescara. E adesso ti metto in attesa, darai i tuoi dati alla redazione, si tratta della linea 2, va bene? Prego, arrivederci. Bene, mentre prendono i nominativi di questo vincitore, c'erano delle chiamate, mi dispiace che siano andati via i nostri amici del Lauretum, in quanto c'erano due telefonate che riguardavano proprio il Lauretum. Gino dell'Arciprete dice che voleva salutare Fabiglio e invita a prendere tutti esempio da questo dirigente del Lauretum. Un tifoso del Cappelle, Daniele, dice che Di Zio rimane sempre un grande allenatore, però non ha alle spalle una società che lo aiuta. E noi adesso parliamo di promozione, ma del girone A, quindi un attimino ancora di pazienza, amici della Folgore. Andiamo a leggervi i risultati del campionato di promozione girone A, nona giornata di andata. Bellante Villa Vallelonga 3-0, Casoli di Atri Tortoreto 0-0, Montereale Paganica 1-1, Prato La Peligna Nepezzano 1-0, San Benedetto Notaresco 0-3, San Nicolo Insula 1-2, Sant'Omero Rosetana 3-1, Tagliacozzo Martinsicuro 4-0. La classifica: Montereale a 20 punti, Notaresco 18, Rosetana, Sant'Omero, Tagliacozzo 16, San Nicolo e Tortoreto 15, Atletico Nepezzano, San Benedetto dei Marsi, Paganica e Prato La Peligna 12, Martinsicuro 9, Villa Vallelonga 7, Casoli di Atri, Insula e Bellante chiudono con 6 punti. Allora andiamo a commentare rapidissimamente questo girone. Domenica abbiamo avuto finalmente anche ospiti, quelli della Rosetana, quindi abbiamo parlato in maniera più dettagliata di questo girone. Stefano, c'è sempre questa sorprendente squadra neopromossa del Montereale, che come però abbiamo appurato è composta da giocatori di un certo rango, quindi non è più una sorpresa, almeno per quanto riguarda gli addetti ai lavori. Dietro di lei la formazione allenata dall'ex tecnico ortonese Domenico Di Pietro, il notaresco, che segue a due soli punti di distacco. Per la coda forse si stanno un po' staccando dalle altre Casoli di Atri, Bellante e Insula. Sì, partendo dalla coda, ecco, c'è da dire che comunque questa vittoria del Bellante contro la neopromossa Villa Vallelonga è di buon auspicio per il futuro. Bellante che tra l'altro, credo tra oggi e domani, dovrebbe concludere un triplice scambio, per aver parlato con i dirigenti del Colonia Spiaggia, lo so,
con il Cologna Spiaggia per l'acquisizione di tre elementi. Quindi comunque, ecco, così come fanno un po' tutte le squadre, ovviamente a seconda delle proprie disponibilità economiche, poi sia in testa che in coda si cerca di trovare dei rinforzi, sia per vincere il campionato che per evitare un'eventuale retrocessione. Allargando il discorso alla vetta, diciamo che è stata una giornata, come accennavi tu, favorevole sicuramente al Notaresco e al Santomero, perché il Monte Reale, che comunque, ecco, a questo punto parlare di sorpresa dopo 9 giornate sarebbe riduttivo nei confronti di una squadra che comunque, come hai detto e come avevo detto spesso in passato, è formata da giocatori che hanno tutti militato anche in categorie superiori. E quindi il Monte Reale, che comunque ha pareggiato contro un'altra squadra che si sta ottimamente comportando come il Paganica, e sono state brave ad approfittarne sia il Santomero, che tra l'altro ha battuto in uno scontro diretto, diciamo, per il secondo posto al momento, ma potrebbe essere tranquillamente per la promozione diretta in eccellenza, ha battuto la Rosetana. E lo stesso Notaresco, che dopo, ecco, un avvio contrassegnato da pareggi, il mister Di Pietro, 3 pareggi consecutivi, comunque imbattuto, adesso ha messo la quarta e sta inanellando una vittoria dopo l'altra. E considerando il potenziale del Notaresco, tra l'altro, che se non sbaglio ha preso Silvetti di recente dal Casoli, mi sembra che sia andato proprio a Notaresco, ha un potenziale più che valido, basta pensare ai vari Vagnoni, Rasicci, Alessandroni, con l'innesto di Silvetti ha ulteriormente aumentato il proprio potenziale d'attacco e potrebbe comunque, viste le distanze, darsi da fare per recuperare sul Monte Reale in futuro. Bene, andiamo di fretta, altrimenti poi i nostri ospiti saranno costretti a parlare poco, e questo non mi piace, insomma, è sempre nostra abitudine far parlare i nostri ospiti, visto che sono intervenuti. E adesso andiamo a vedere i marcatori di giornata in questo campionato di promozione Girone A. In Bellante, Villa Vallelonga 3-0, doppietta di Scipione, gol di Tommaso. Monte Reale Paganica 1-1, gol di Bontempo e Gianberardini. Pita segnato per il Prato La Perigna col Nepezzano. Notaresco, appunto, di mister Di Pietro, Corsaro a San Benedetto, grazie alle reti di Deustacchio, Fornaro e Di Marco. L'Insula vince in trasferta a San Nicolò e quindi, pur restando ultima, è stata protagonista di un'inattesa vittoria. Le reti di Giancole e Perugini per il San Nicolò Schiavone. Santomero Rosetana 3-1, perdono i nostri amici della Rosetana che avevano segnato con Brunozzi. Per il Santomero, doppietta di Reginelli e gol di Anzidei. Il Tagliacozzo infine batte il Martinsicuro per 4-0 con reti di Caroselli, Segreti, De Renzis e Gentile. E adesso andiamo a parlare proprio finalmente del girone B di promozione, dove partecipa ancora una volta la Folgore di San Buceto. Vediamo insieme questi risultati della 9ª giornata. Angolana Caldari 1-0, Audax Palmoli, River 65 1-0, Folgore San Buceto, Ripa Teatina 0-0, Miglianico Montesilvano 0-1, San Salvo Tollo 1-0, Treville Adriano Flacco 1-2, Val di Sangro Francavilla 6-0 e Vis Francavilla Provasto 0-3 giocati in mattinata. La classifica: Provasto al comando con 21 punti, seguita dall'Adriano Flacco con 18, Montesilvano, Audax Palmoli e Angolana 17, Val di Sangro 16, Caldari e San Salvo 13, Vis Francavilla, Folgore San Buceto 12, Tollo 11, River, Treville, Ripa Teatina 8, Miglianico 7 e Francavilla chiude con 2 punti. Prima di parlare con i nostri ospiti, esauriamo un po' le telefonate che riguardavano l'eccellenza. Un tifoso nel cappello ringrazia per il rendimento che ha fatto oggi Di Basilico e voleva salutare De Amicis, per domenica prossima ci sarà il grande derby. Poi Marino Sorrentino di Mozzagrogna dice che la partita del Treville, quindi parliamo del campionato di promozione, è stata condizionata dalla terna arbitrale che ha concesso un gol ai pescaresi in fuorigioco. Noi però andiamo a parlare subito di questa Folgore, protagonista oggi dell'unico pareggio a reti bianche della giornata con il Ripa Teatina. Allora, presidente Bozzolan, un pareggio che sta stretta alla vostra squadra, visto anche la classifica del Ripa Teatina, non certo favolosa. Sì, diciamo che in partenza anche il cambio dell'allenatore ci poteva far sperare in un risultato, nel senso tecnico, migliore. Diciamo che la squadra si è comportata bene, perché eravamo oggi un po' in difficoltà per quanto riguarda l'attacco, in quanto è venuto a mancare per infortunio un nostro elemento molto valido, De Felice, che è infortunato. Poi dopo, secondo me, e poi dopo il mister potrà dare maggiori dettagli in merito, ha influito anche il vento. Oggi a San Buceto abbiamo sentito che è una partita, sì, a Pianella addirittura è stata
rinviata a causa del vento, evidentemente lì era di natura molto diversa da quella di San Buceto, però ha influito anche questo. Abbiamo giocato una partita discreta, diciamo che le nuove tecniche in settimana non si sono potute assimilare tutte e quindi ci sarà da lavorare molto assiduamente per quanto riguarda l'impostazione futura della squadra. Sono arrivati all'ultimo momento un paio di elementi anche a rinforzarla, come stiamo notando in tutte le squadre, in modo particolare nel nostro girone. Vedo proprio che evidentemente tutti teniamo a fare bella figura e questo, diciamo, ci sprona sempre a sperare che gli acquisti siano azzeccati e quindi a operare, diciamo, per poter fare un campionato di posizione tranquilla, è quello che aspettiamo. Cioè noi stiamo attingendo dal settore giovanile ogni settimana uno o due elementi per cercare di, in base anche alle disposizioni della federazione, che debbono essere sempre in campo 2,78, domenicamente ne portiamo 5, 4 o 5 fra campo e panchina, e questo è motivo di soddisfazione per noi che diciamo società come la nostra, che cercano di curare bene questo settore per portarlo sempre nelle posizioni che meritano. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspirazione finale, noi puntiamo a fare un campionato tranquillo e ci contiamo, perché abbiamo senz'altro messo su una squadra che dà questa possibilità, e poi alla fine vedremo se avremo azzeccato le scelte. Mister Mirto, lei ha rilevato ardita la guida tecnica di questa squadra, pur non essendo nuovo, infatti faceva parte del settore giovanile, se non sbaglio, della Folgore. Sì, io sono stato chiamato in causa dalla società nel momento in cui è stato allontanato Arditi, facevo già parte dello staff tecnico della Folgore. Adesso vedremo un po' come andare avanti. Sono arrivati, come diceva il presidente, alcuni giocatori e cercheremo di allestire una squadra all'altezza domenica per domenica. Ecco, presidente, quest'anno si è partiti senza eccessivi clamori. Sì, anche perché l'abbiamo fatto anche in passato, negli anni precedenti. Poi, diciamo, sapete tutti come sono andate le cose, quindi, e anche lì non avevamo, diciamo, in partenza aspirato a raggiungere quei traguardi. Quindi facciamo le cose, crediamo di farle per bene, e poi se si opera come si intende, cioè con un modo corretto sotto tutti i punti di vista, i risultati vengono, perché la gente si impegna, i tifosi seguono la squadra, e quindi diciamo che la nostra intenzione è quella di accontentare il palato prelibato di parecchi tifosi che ci abbiamo, che settimanalmente seguono la squadra, perché, diciamo, la società e l'ambiente possono andare d'accordo, e quindi dobbiamo fare sicuramente bene come abbiamo fatto negli altri anni. Poi dopo, veramente negli ultimi due anni ci siamo comportati degnamente e i risultati sono stati anche superiori, diciamo, a quelle aspettative che c'erano in partenza. Quest'anno invece siamo partiti, non è solo demerito nostro, diciamo, ci sono state tante squadre che nel nostro girone, in modo particolare, e questo vorrei coinvolgere anche l'esperto De Cristoforo, si sono presentate nastri di partenza agguerritissime, diremmo, e quindi fa sì che anche noi, non è che siamo ridimensionati, però facciamo del nostro meglio, cercando esattamente adesso di poter portare, diciamo, dei punti e prendere dei punti che ci danno quella tranquillità di poter anche vedere il futuro, diciamo, abbastanza roseo. Ecco, questo appunto, se l'avete notato, è stato... Non stiamo d'accordo, perché si doveva far parlare. Siccome Andrea mi sta guardando in maniera minacciosa. No, ma sono cose che abbiamo detto settimanalmente. Il fatto che ci sia un livellamento verso l'alto è anche legato anche a quelle squadre che comunque puntano sui giovani, se andiamo a vedere. Forse eccezione fatta purtroppo per il Francavilla, perché poi se andiamo a vedere i risultati, ecco, lì c'è stato l'esonero dell'allenatore, però i risultati non vengono. Evidentemente lì
si è fatta una scelta e così come l'anno scorso c'è il rischio che finisca così. Per quanto riguarda le altre, volevo solo spendere due parole, poi penso che l'avreste fatto pure voi, per il San Salvo, perché è una squadra che punta sui giovani e ne ha una marea in campo e sta facendo ottimi risultati, battendo anche con risultati altisonanti squadre che comunque aspiravano a far meglio dello stesso San Salvo. Quindi ecco, volevo parlare del campionato proprio con i nostri ospiti, altrimenti... Sono intervenuto solo perché coinvolto. Sì, facciamo parlare nemmeno sul loro campionato, è sì, finita. Sì, sì. Ecco, volevo parlare proprio con l'allenatore, lo ricordiamo, si tratta di Romano Mirto, di questa giornata e delle partite a sorpresa. Una squadra sicuramente sta facendo bene, oltre alla Provasto di cui tutti sapevamo all'inizio, ma questa Adriano Flacco che non era partita, non era inserita nel novero delle favorite, invece si ritrova al secondo posto tallonando da vicino questa Provasto. Sì, l'Adriano Flacco io l'ho visto giocare a San Buceto e nonostante si sia tolto un pezzo da 90 come Marinucci continua a vincere. Oggi se ha vinto contro il Treville, è una squadra diciamo molto quadrata. Per gli altri risultati grossi risultati non ci sono stati, ma perlomeno le squadre che si sono attrezzate per vincere su questo campionato, tipo Provasto, Ancolano e Montesilvano, sono riusciti nel loro intento, anche se ho saputo che il Montesilvano è stato un po' fortunato a Miglianico, dove Miglianico ha sbagliato un rigore. Ecco, a proposito di questo Miglianico, continua a deludere, si ritrova in penultima posizione questa squadra che fino a 2 anni fa era in eccellenza ed era un'ottima squadra. Presidente, che ne dice? Sì, diciamo che sono delle annate, no, e in effetti anche se loro come noi diciamo hanno cambiato parecchio, soprattutto dal lato tecnico, sapevamo che dagli elementi a disposizione e dagli ultimi avvenimenti, gli ultimi acquisti fatti in settimana, oggi si sarebbe aspettato questo tonfo casalingo, certamente sta dicendo male a questa società, come diciamo capita qualche annata un po' particolare, in effetti se non la struttura, l'esperienza soprattutto dei campionati fatti in categoria superiore non è che possa portarli diciamo a trovarsi in difficoltà, è un periodo che dice così e è difficilmente, cioè non è difficile uscirne, basta crederci e quindi continuare diciamo con l'impegno, per cui anche lì sicuramente ci sarà la possibilità di risalire le posizioni. E questo è quello che appunto si diceva prima, sono delle stagioni che iniziano in un modo e vanno avanti, poi alla fine uno si renderà conto per cercare di migliorare e se poterlo fare in tempo durante l'arco del campionato, oppure poi dopo diciamo ci saranno delle difficoltà anche alla fine del campionato, quindi è un campionato lungo, molto impegnativo questo, a parte diciamo che le tre grosse squadre, quattro, e per cui anche inserirei anche la Flacco che ha operato bene, evidentemente anche le scelte fatte, sono quelle che attualmente sono le pretendenti alla vittoria finale. E poi ci saranno, secondo me sono due gruppi, uno per la promozione e uno per la salvezza. Certamente cercheremo di non essere coinvolti in quest'altra diciamo problematica e cercare come tutte, d'altronde anche auguriamo a quelle che si trovano come noi e anche sotto nel campionato di noi di recuperare i punti che non sono riusciti a fare finora e portare a termine un campionato dignitoso, per cui le società e i dirigenti fanno tanti sacrifici e noi ne sappiamo qualcosa, quindi è questo l'augurio che facciamo a tutti quelli che si trovano nelle circostanze per cui non ci sarebbero voluti trovare, ma il calcio è così, è bello per questo. Ecco, quale le sembra la squadra maggior delusione di questo campionato, invece quale la squadra sorpresa, quella da cui non si sarebbe magari aspettato certi risultati e certe posizioni di classifica? Ma già dall'inizio, per quanto riguarda la squadra da tutti indicata come la favorita per il risultato finale, diciamo che all'inizio subito si era partiti indicando la Vastese e in effetti noi anche abbiamo fatto una partita lì e siamo stati bastonati oltre il nostro demerito. Diciamo che è la squadra che maggiormente viene indicata per la vittoria finale. Poi ha operato molto bene
anche l'Angolana, il Monte Silvano stesso. Diciamo la sorpresa secondo me può venire dalla Flacco per quelle posizioni d'avanguardia, però conoscendo il mister e che poi dopo praticamente secondo quello che posso pensare io aspirava sempre a poter allenare la squadra di cui ha militato il fratello per cui è intestata la squadra, e allora questo porta senz'altro anche gli stessi giocatori a esprimersi a certi livelli, perché diciamo così facendo certamente porteranno in alto il nome del fratello che praticamente a cui è intestata la squadra. Per quanto riguarda delusione, certamente si pensava all'inizio che anche i nuovi che avevano rilevato, che hanno rilevato Francavilla, essendo sempre una società di nome famoso, non riuscisse un po' a sollevarsi da questa situazione di difficoltà, e quindi certamente io non pensavo che diciamo fosse così maltrattata sotto tutti i punti di vista, nel senso che anche i nuovi secondo me sarebbero stati capaci di poter impostare una squadra da poter competere. Vedo anche il risultato odierno, un risultato insomma tennistico, voglio dire, nonostante anche alcuni cambiamenti in squadra, perché abbiamo degli amici che sono andati a giocare lì, e quindi secondo me la delusione in modo particolare è stato questo Francavilla, che praticamente all'inizio io non pensavo che potesse diciamo così trovarsi in questa situazione di classifica. Le grosse squadre sono in testa e questo conferma che le previsioni sono state rispettate. In basso, come ripeto, per me è una sorpresa il Francavilla, e poi il resto diciamo sono tutte lì, perché con i tre punti oggi basta vincere una partita e riportarsi in gruppo, e questa è la preoccupazione per cui noi anche col mister abbiamo tutte le domeniche quando non riusciamo a vincere, e quindi oggi con la regola dei tre punti si fa difficile, la classifica è molto corta e quindi bastano due risultati utili per potersi tirar fuori dalle situazioni di difficoltà che ci sono per alcune squadre. Bene, un breve parere anche al tecnico sulle favorite, sulle sorprese in positivo e in negativo. Sei d'accordo con quanto detto dal suo presidente? Sì, grosso modo sì, anche perché vabbè, la Provasta è partita con l'intento di vincere il campionato, non di tentare, proprio di vincere. Poi Ancolano e Monte Silvano, soprattutto il Monte Silvano, io vivendo anche la situazione a Monte Silvano, vedo come sta operando la società, conoscendo Eugenio Natale, l'ho avuto come allenatore, man mano che il Monte Silvano acquisisce il gioco di Eugenio uscirà alla grande. Forse per un po' il Miglianco e il Treville rispetto alle ambizioni pure hanno deluso. Anche al potenziale? Forse. Sì, rispetto al potenziale che c'hanno, ma tendendo un po'. Ecco, a proposito del Treville, Eugenio, un tifoso del Treville, rappresenta un gruppo di tifosi, dice secondo noi, adesso non ho capito bene se dice se il Treville cambia allenatore retrocede, oppure se non cambia allenatore retrocede. Forse sarebbe più plausibile la seconda ipotesi visto i risultati. Comunque qua hanno scritto. Ma poi dipende dalla società, come. Infatti, qua in verità hanno scritto secondo noi se il Treville cambia allenatore retrocede, ma adesso non capisco bene. Poi Massimo da Penne, complimenti a mister Di Zio per la squadra, per i risultati e per il suo valore tecnico, a mio giudizio di Massimo, molto soddisfacente. Poi i tifosi della Tessa mi chiedono di parlare di più della Tessa e non del Lanciano, visti i risultati. Noi cerchiamo invece di essere, che ne dicano i frentani, salomonici, e parlare giustamente un po' di tutte le squadre nei limiti del possibile. Oggi si è parlato più della Tessa che del Lanciano. Non si possono certamente lamentare. Una tifosa del Caporosso mi chiede perché quest'anno non parlate più del Caporosso, coglie l'occasione per salutare l'allenatore. E io la smentisco subito, perché do subito il risultato che ci comunicano quelli del Caporosso. Civita Luparella Caporosso 2-0, quindi ha perso la loro squadra nel campionato di terza categoria, quindi ho anticipato un po', stravolgendo l'ordine dei campionati. Prima di chiudere con il campionato di promozione, poi sul finale ci saranno i saluti finali dei nostri ospiti, volevo ricordare i marcatori. In Angolana Caldari 1-0, rete di Sorgentone
Audax Palmoli Di Pietro nella vittoria con il River. Antinucci ha dato i 3 punti al Montesilvano, Corsara a Miglianico, Morgante ha realizzato per il San Salvo contro il Tollo, Treville Adriano Flacco 1-2, rete di Paciocco per il Treville, di Tommaso Scurti per l'Adriano Flacco. Tennistico, come si diceva, risultato della Val di Sangro sul Francavilla, tripletta di Taraborrelli e gol singoli di Sciorilli, Monachetti e Salvatore. Infine la vittoria in mattinata della Provasto sulla Vis Francavilla, le reti di Ottaviano, Filippone e De Santis. E poi una notizia che riguarda il posticipo serale di Serie A, non so se Stefano sta registrando, no. Lo possiamo dire, al 38esimo. Non, le partite erano importanti, non le registro. Beh, questo è importante anche perché stiamo vincendo. Rete di Zidane al 38esimo del primo tempo su assist di Del Piero, parliamo naturalmente di Napoli-Juve, come puntualmente dalla redazione mi fanno sapere ed apprendere con piacere. Comunque era uno scherzo, è autorete di Zidane, ma te lo diciamo dopo, se no puoi interrompere la trasmissione. Spero di no. Intanto noi facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi parleremo di prima categoria. Abbiamo da farvi vedere le immagini di PGS Vasto Scerni, di Casalbordino Paglieta e poi anche di Torino di Sangro Torre Bruna, tra poco. Joe Sport, produzione e abbigliamento articoli sportivi. Joe Sport, Pescara, via Bari 35, telefono 085 42 25 374. Mario Giacomucci Fotovideo a Lanciano e Scerni, servizi fotografici e riprese video per ogni occasione. Da Mario Giacomucci troverai inoltre materiale fotografico, TV, video, hi-fi. Mario Giacomucci è in via Belisario 17 a Lanciano, telefono 0872 716340 e Corso De Riseis 38 a Scerni, 0873 919436. Bene, purtroppo ho cantato troppo presto vittoria, mi comunicano tristemente il pareggio del Napoli, credo con Bellucci, quindi meglio non ricordarlo, magari poi segneranno successivamente. E adesso passiamo al campionato di prima categoria con risultati e classifica. Casalbordino Paglieta 1-0, Castelfrentano Sant'Eusanio 2-0, Montedorisio Perano 2-2, Palombaro San Vito 83 0-2, PGS Calciovasto Scerni 0-1, Robur Castiglione, Fara San Martino 0-0, Spallanciano, Virtus Cupello 2-0, Trigno Celenza, Rocca Spinalveti 1-3. Vediamo la classifica, Rocca Spinalveti al comando con 20 punti, Scerni e Casalbordino seconde a 18, Spallanciano 15, Robur 14, Castelfrentano 12, San Vito 83 10, Fara San Martino 9, Virtus Cupello e Trigno Celenza insieme alla PGS Calciovasto 8, Palombaro e Perano 7, Pagliete e Montedorisio 6, Sant'Eusanio un punto all'attivo. Adesso possiamo subito vedere le immagini di PGS Calciovasto Scerni, così diamo tempo di leggere i marcatori di questa giornata. Si giocava, come sempre succede nelle partite interne della PGS Calciovasto, all'Aragona di Vasto. Le riprese sono come sempre del nostro collaboratore Mario Giacomucci. In questa partita è terminata con il risultato degli ospiti vittoriosi per 1-0 la squadra dell'Avvocato Squadrone, che ha segnato con Luca Grassi, mi diceva, appena rientrato dall'America, non so per quale motivo sia stato là, o per lavoro, per gita. E poi gli altri marcatori, vedete il bel manto erboso dell'Aragona. Per quanto riguarda Casalbordino Paglieta 1-0, rete di Ulisse, tra l'altro nel Paglieta non sedeva in panchina Gino Ranieri, che si era dimesso in settimana. Castelfrentano Sant'Eusanio 2-0, continua la serie nera del Sant'Eusanio, pur perdendo soltanto con 2 gol di scarto. La squadra è stata sconfitta grazie alle reti per il Castelfrentano di Tenaglia e di Giacomo. Per Montedorisio Perano 2-2, le reti del Montedorisio di Severo e Buontempo, per il Perano Roberto Cerulli impicciatore. Per Palombaro San Vito 83 0-2, le reti di Tortona e Sbaraglia. Luca Grassi, lo abbiamo già ricordato, ha segnato per lo Scerni. E poi Spallanciano Virtus Cupello 2-0, reti di Coletti e di Nunzio.
Ricordo che questa partita vedremo le immagini domani con relative interviste nel dopopartita. Trigno Celenza, Rocca Spinalvetti 1-3, gol di Vespasiano per il Trigno Celenza e gol di Cancellier, Gino Guerra e Gianni Guerra. Le immagini che avete visto le rivedremo più ampiamente domani, adesso possiamo magari vederci quelle di Casalbordino Pallieta, alcune ispezioni di questo incontro, approfittando per fare gli auguri a Massimo Canosa, il presidente, che è ricoverato in ospedale. Allora, ricordo tra l'altro che domani nel corso di Calcio Dintorni avremo proprio ospiti gli amici della PGS Calcio Vasto, il presidente Natarelli e qualche altro, insieme a Sandro Di Vicoli, allenatore della Rosciano ed ex calciatore del Lanciano di qualche anno fa. Un commento che affidiamo questa sera a Stefano, ma che domani approfondirà nel corso di Calcio e Dintorni. Una vittoria esterna del Rocca Spinalvetti che consente alla squadra allenata da Franco Scarano di rimanere saldamente in testa. Queste intanto sono le immagini di Casalbordino Pallieta. Sì, io ricordo, vado un po' a memoria con la classifica che prima si è vista in grafica, però mi sembra di poter dire che le prime tre della graduatoria, avendo tutte vinto, a dire la verità ha vinto anche la quarta, che è la SPAL, però dal punto di vista delle cifre si trova un po' più attardata. Queste tre squadre stanno un po' facendo il vuoto intorno a loro, Scerni, Casalbordino e appunto il Rocca Spinalvetti. Indubbiamente il Rocca Spinalvetti ha un potenziale già più che valido, anche se è orfano di Reale, però ha i due fratelli Guerra venuti da San Salvo, quindi hanno sempre giocato in categorie superiori. Ed altri giocatori come, se non sbaglio, Sambrotta, lo stesso Zoccaro che ha sempre segnato in queste categorie, ha aggiunto un giocatore come Fabio Cancellier, quindi tra l'altro esordio e gol oggi alla prima partita, se non sbaglio, perché si è trasferito in settimana, anche se sì, da tempo non faceva più parte dell'Altinese, quindi era un giocatore che giocava nel CND fino all'anno scorso e quest'anno ha giocato in eccellenza ad Altino. E quindi semmai i problemi, ecco, come facevo lo stesso il discorso che facevo prima per quanto riguarda la testa, saranno del tecnico che dovrà riuscire a conciliare tutti questi, diciamo, queste prime donne in prima squadra. Però sentendo proprio che hanno segnato i giocatori che ho appena citato, almeno in questa gara, come prima partita, ci è riuscito benissimo. Il Trigno Celenza, tra l'altro, è una squadra che, malgrado la classifica, credo avesse perso pochissime partite, è una specialista in pareggi e quindi, giocando pure sul proprio terreno, aveva, penso, tutte le carte in regola per riuscire a almeno imporre il pari a Rocca Spinalvetti. Il fatto che abbia vinto la squadra ospite va tutto, diciamo, a suo vantaggio e dimostra anche effettivamente una superiorità che potrebbe anche nel corso del campionato evolversi in proprio favore, nel senso che l'anno scorso c'era il tollo che le teneva a testa, quest'anno al momento ci sono due squadre come Casalbordino, ripeto, che poi è una squadra che, lo dicevamo quando ci sono stati ospiti due lunedì fa, se non sbaglio, sì, proprio i tesserati, il mister Esposito e il presidente, mi associo agli auguri, anzi a proposito che facevi tu, segna pochino, però non prende quasi mai gol e tesaurizza al massimo quelle poche reti che segna, lo dimostra la classifica. Quindi per il resto, ecco, il Sant' Eusanio si sta piano piano riprendendo, perde sempre, però dal 9-0 di prima si è passati allo 0-2, sperando, ecco, per loro che sia un viatico verso i primi risultati veri e propri, cioè qualche pareggio e anche qualche vittoria. Diversamente sembrerebbe destinata, ecco, uno dei tre posti destinati alle squadre che retrocederanno in seconda categoria sembrerebbe destinato appunto al Sant' Eusanio. E poi del resto parleremo... Sì, domani stai esaurendo incredibilmente, un po'. Incredibilmente, ti ho anticipato, prima che mi facessi segno. Esatto. Sarà l'entusiasmo per il gol del Napoli. Mo se segna di nuovo non parlo più. Va bene. Lasciamo perdere il Napoli. E adesso passiamo invece a darvi i risultati con relativa classifica del campionato di prima categoria, Girone C. Alanno Tibur Fuoco 4-1, Ari Prodelta 1-1, Atletico Colli Buttianico 0-2, Catignano Arabona 1-1, Manoppello Adriano Flacco di Giuliano Teatino 5-3, Rosciano Montupoli 2-0, Silvi Calcio Scafa 2-0, Torrevecchia Rielli 1-3. Vediamo la classifica, il Buttianico saldamente al comando con 22 punti, Silvi Calcio 19, Manoppello 15, Scafa e Arabona 13, Atletico Colli e Prodelta 12, Montupoli Alanno 11, Rosciano 9, Arielli e Flacco insieme all'Ari 7 punti, Tibur Fuoco 6, Torrevecchia 5, Catignano 4. Brevissimamente, perché poi ne parleremo domani con gli amici del Rosciano, i marcatori di questa giornata. Palli, che tra l'altro anche l'allenatore, il nostro ospite, la settimana scorsa, se non sbaglio, è stato uno dei gol Leador dell'Alanno sulla Tibur Fuoco insieme a Carosella e a Sabatini, quest'ultimo autore di una doppietta.
per la TV Fuoco di Tizio. Vivarini e Livello rispettivamente per l'Aria nel Pro Delta con il pareggio 1-1. Atletico Colli Butianico 0-2, la capolista passa anche sul terreno dell'Atletico Colli con il solito Iezzi, autore di due gol. Catignano Rabona 1-1, gol di Colarossi per il Catignano e di Lupese per la Rabona. Manopello Flacco di Giuliano Teatino 5-3, Mangiacavallo tripletta di Petacce, gol di Del Ponte per il Manopello, per Adriano Flacco, Cocco, Russo e Antenucci nel Rosciano che batte il Montupoli 2-0, a segno Capitani e Orfanelli. Silvi Calcio Scafa 2-0, reti di Di Francesco e Cichella. Torrevecchia Rielli 1-3, De Camillo per il Torrevecchia e doppietta di Dattanase, gol di Barone per l'Arielli. Domani quindi, ripeto, parleremo più approfonditamente di questo campionato. Direi di sorvolare e passare subito a vedere i risultati del campionato di seconda categoria, girone D, ottava giornata di andata. Canossa Sannita Villa Magna 1-1, Faresina Crecchio 3-2, Iconicella Santa Maria in Baro 1-0, Maiella 84 Orsogna 0-1, Poggio Fiorito Guastameroli 0-1, Primavera 81 Villa San Vincenzo 0-1, San Martino Fossa Cesia 1-4, Vacri 92 Taranta Peligna 3-1. La classifica: Fossa Cesia al comando con 18 punti, Iconicella 17, Faresina 16, Guastameroli 15, Vacri 14, Maiella 84 e Villa San Vincenzo 13, Poggio Fiorito 12, Canossa Sannita 11, Orsogna 10, Villa Magna e Crecchio 8, Primavera 81 7, Santa Maria in Baro 6, San Martino 5, Taranta Peligna 2 punti. Classifica molto corta, Stefano è in testa alla classifica, si va dai 18 punti del Fossa Cesia ai 10 dell'Orsogna, tutti di fila. E sembra però che le protagoniste dovrebbero essere, almeno per quanto ci sembra, le prime tre: Fossa Cesia, Iconicella e magari inseriremo anche la Faresina. Sì, la classifica poi la particolarità è che è sgranata, nel senso che non ci sono squadre appaiate con lo stesso numero di punti, se non dal quinto posto in giù. Però, come dicevi tu, siccome i margini, le differenze sono minime, e come diceva soprattutto il presidente Bozzolan, con la regola, e poi lo diciamo sempre ogni settimana, con la regola dei tre punti, indubbiamente, essendo così esigui i margini di vantaggio delle primissime, c'è comunque la possibilità che qualcuno possa comunque riprendersi. E poi ecco, molto dipenderà da quello che in settimana avranno fatto, perché poi ormai domani alle 19, come abbiamo detto, scadono i termini, quelle squadre che comunque anche in prima, cioè diciamo che in eccellenza in promozione se ne parla un po' di più, però movimenti avvengono in tutte le categorie, anche in prima e in seconda, e lì soprattutto se si riesce a prendere un paio di persone che o per motivi di lavoro o per motivi di studio o per propria scelta hanno la necessità di riavvicinarsi a casa, e possono veramente cambiare il volto di una squadra, e quindi quelle squadre che adesso si trovano in centro classifica e comunque attardate di pochi punti avranno nel corso, mancando appunto 22 giornate, visto che siamo solo all'ottava, tutta la possibilità di dar fastidio alle primissime. Come sempre parleremo anche domani di questo campionato. Il tempo di darvi due marcatori: quello dell'Orsogna che è stato vittorioso sul campo del Maiella 84, gol di Vivarini, e Canzano è stato l'autore del gol del Villa San Vincenzo sul terreno del Primavera 81. Giornata ricca di vittorie in trasferta, ben 4 sulle 8 partite totali. Da San Martino sulla Marucina ci sono lamentele per l'operato arbitrale, diverse chiamate, una prima dell'inizio di trasmissione, un'altra da parte del segretario, dice: per l'ennesima volta abbiamo avuto due espulsioni, è una cosa che si ripete dall'inizio del campionato, non è possibile, dice il segretario, che ciò dipende da come si comporta il giocatore. Questo è anche vero. Adesso andiamo a vedere i risultati, la classifica dell'ultimo campionato che trattiamo domenicalmente, il campionato di seconda categoria, girone F. Anche in questo caso si tratta dell'ottava giornata. Questi sono i risultati: Fara 90 San Salvo Marina 2-1, Fossa Cesia 90 Pollutri 2-5, Gissi Virtus Tufillo 4-1, Mario Turdò Quadri 5-1, Torino di Sangro Torre Bruna 0-0, Tornareccio Liscia 2-2, Torricella Peligna Carpineto Sinello 1-0 e Villa Santa Maria Fulmine Fresa Grandinaria 6-1. Vediamo la classifica: Torino di Sangro e Pollutri al comando con 20 punti, Liscia 17, Mario Turdò e Villa Santa Maria 14, Fara 90, Tornareccio, Torricella Peligna e Torre Bruna 13 punti, Carpineto Sinello e Gissi 12, Fossa Cesia 96, Quadri San Salvo Marina 4 punti, Fulmine Fresa Grandinaria 3, chiude il Virtus Tufillo con 0 punti all'attivo.
Adesso possiamo mandare brevi spezzoni di Torino di Sangro, Torre Bruna. Il Torino di Sangro è una delle due capoliste di questo raggruppamento. Possiamo vedere le immagini di Mario Giacomucci e intanto vi do i marcatori di Fossa Cesia 90 Pollutri. Sono state 7 le segnature, la partita con il maggior numero di reti insieme a Villa Santa Maria, Fulmine, Fresa, Grandinaria. Eccole qua le immagini di Torino di Sangro, Torre Bruna, incontro terminato, e abbiamo beccato proprio l'unico, terminato con il risultato di 0-0. Le reti invece, per quanto riguarda, vi dicevo, Fossa Cesia 90 Pollutri, 2-5 per il Fossa Cesia 90, segna il solito Castracane, autore di una doppietta, una delle due segnature però su calcio di rigore. E per il Pollutri invece un'altra doppietta, questa volta anche per lui che si ripete, Frasca, autore di 2 gol, è giunto a quota 10, quindi domani aggiorneremo la classifica marcatori. Insieme a lui hanno segnato per gli uomini del presidente d'Ippolito De Filippis, Sciascia su calcio di rigore e Spadaccini. Possiamo sfumare queste immagini, magari le rivedremo domani con un commento a questo campionato. L'unica notizia che riguardava la seconda categoria che vediamo questa sera è stata fornita da un dirigente del San Salvo Marina, il quale ci dice che da stasera l'allenatore Mastronardi è stato esonerato, l'avevamo già in parte anticipato la settimana scorsa o 2 settimane fa se non sbaglio. Gli sarà affidato comunque l'incarico di osservatore tecnico. Nella gara odierna l'arbitraccio, dice questo dirigente, è stato negativo sotto tutti gli aspetti, si pensi addirittura che l'arbitro era truccato, aveva capelli biondi e orecchini, aspetto molto poco serio. L'importante però non è l'aspetto ma l'operato, il suo operato arbitrale. E direi adesso, prima di chiudere con i ringraziamenti dei nostri ospiti, di ricordarvi le partite che vi mostreremo domani a calcio e dintorni: Spa Lanciano, Virtus Cupello con le interviste di Linda Ciavalini, Colonia Spiaggia Lanciano, soprattutto per i nostri amici tifosi del Lanciano che vorranno rivedere questa partita, e poi rivedremo anche PGS Vasto Scerni, Casalbordino Paglieta e Torino di Sangro Torre Bruna. Quindi vi aspetto domani alle 21 con calcio e dintorni. E direi adesso di chiudere con i ringraziamenti dei nostri ospiti. La seconda parte della trasmissione è stata con i nostri ospiti della Folgore San Buceto, il presidente Federico Bozzolano e l'allenatore. Iniziamo con Bozzolano. Io vorrei rubarle forse la conclusione della trasmissione, vorrei ringraziare quanti hanno seguito da casa e hanno pazientato nel seguire la trasmissione, che è molto seguita da parte di tutti, e quindi augurare a tutti i presidenti la salvezza. So che questo non è possibile, però diciamo che l'impegno che noi abbiamo domenicalmente lo dobbiamo confermare fino alla fine del campionato. Quindi è un augurio che faccio a tutti, e quindi è supportato per quanto riguarda tutti i sacrifici che ogni dirigenza fa, ed è penso il migliore che si possa fare in queste frangenti. La vostra trasmissione è molto seguita e quindi sarà accolto penso favorevolmente da tutti i presidenti dei gironi di promozione, di eccellenza e di tutti i tipi di campionati. Intanto aveva chiamato proprio in conclusione il club avvelenato della Folgore, che Dente ci chiama avvelenato. Sempre il club Dente avvelenato, sì. Il club avvelenato, scusate. A nostro nome i migliori auguri al nuovo tecnico mister Romano, e per il presidente riporti la Folgore sulla vetta della classifica. Siamo tutti per fare questo, e quindi auguriamoci tutti che vada nel senso che i tifosi hanno comunicato telegraficamente. Poi volevo dare dei risultati dei campionati amatori. Gino Colanero ci fornisce il risultato di Fossa Cesia Altinese 1-5, marcatori Susi per il Fossa Cesia, Bozzi doppietta per lui, per l'Altinese, oltre ad Antonio Piccirilli e a Franco D'Alonso. Poi il mister Pietro Gian Cristoforo dell'Amatori Calcio Federale Santa Liberata ci comunica il risultato di Villa Martelli Santa Liberata 3-3 per il Santa Liberata, tripletta del giovane centravanti del Popolo. Direi di proseguire con i saluti passando a Romano Mirto, l'allenatore della Folgore. Ringrazio per gli auguri del club, soprattutto vorrei salutare mia moglie e i miei figli, sperando che quest'anno mi cacciano di casa, per il fatto che sto sempre a San Buceto, allenando sia il settore giovanile che la prima squadra, passo più tempo a San Buceto che a casa. Bene, speriamo che sia
comprensiva anche le altre mogli degli addetti ai lavori, non solo la sua. E adesso chiudiamo con Stefano De Cristofaro, che rivedremo domani con noi a Calcio e Dintorni dopo una settimana di assenza ingiustificata dovuta a motivi di lavoro. Niente, volevo innanzitutto ricordare, come faccio di consueto, il risultato del calcio a 5, la Serie C2. Purtroppo la squadra lancianese, che ha vinto le prime tre partite di campionato, ha conosciuto la prima sconfitta. È stata sconfitta per 2-1 in casa, giocava contro la squadra della Quercia di Chieti. È stato un derby, diciamo, sia pure in forma di lottare edizione del derby lanciano-chieti, ed è stata sconfitta per 2-1. Il gol della bandiera, diciamo, è stato segnato da Massimiliano Musa. Quindi ha assolto questo compito, e saluto comunque, vi faccio in bocca al lupo per le prossime partite ai ragazzi del mister Martelli. Due saluti. Uno, ci tenevo a farlo al, diciamo, a questo punto ex massaggiatore del Lanciano, Luigi Dossena. Attualmente, ne parlava Paolino la settimana scorsa, c'è Gaetano La Forgia. Però il motivo, diciamo, di questo avvicendamento è legato a motivi di salute di Luigi Dossena, che non sta bene, e quindi volevo, ecco, rivolgergli un caro saluto, perché è una persona veramente squisita, al di là dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. E poi niente, praticamente mi sono dimenticato chi devo salutare. Bene, non ha importanza, noi chiudiamo lo stesso, poi me lo dici domani magari. Se mi riviene in mente, perché infatti c'ho il pensiero con Napoli Juventus, lo speravo, mi stavo concentrando. Non me lo ricordare, almeno in conclusione. Ah, ecco, volevo salutare Mancini, era collegata al discorso, proprio per, visto che aveva avuto quell'incidente, fargli un in bocca al lupo. Oltretutto l'ho rivisto con piacere la settimana scorsa, ecco, e mi dispiace veramente che ci sia stato questo problema. Spero che, trattandosi di una contusione cranica, non sia niente di grave. Bene, ringraziamo tutti i nostri ospiti, che sono stati Stefano De Cristofaro, ormai non più ospite definibile tale. Cioè, mi cacci? Non lo so, vedremo. Ah. Poi Federico Bozzolan e Romano Mirta ancora nei nostri studi, presidente e allenatore della Folgore, ma sono già andati via. Gli altri ospiti del Laureatum: Mario Falcone, co-segretario, Raffaele Di Zio, allenatore, e Giuseppe Tabiglio, vicepresidente. In conclusione vi ricordo gli appuntamenti quotidiani in coda al TG Max con lo sport: domani sera alle 21 con Calcio e Dintorni, domenica prossima alle 20 con E Gol, dove con ogni probabilità la trasmissione sarà più breve del solito. Ci sarà spazio successivamente per una trasmissione relativa ai risultati elettorali. Sapete, ci saranno delle elezioni e quindi daremo notizie in tempo reale sulle elezioni amministrative di Lanciano. E poi nel pomeriggio invece vi aspetto su Radio Delta 1 alle 14.15 con Diffusione Sport. Per il momento è tutto, arrivederci a tutti e buon proseguimento di serata.